nel momento in cui il debitore esegue integralmente anche le sue prestazioni. E questo ovviamente è il punto fondamentale. Ancora possiamo dire che abbiamo, diciamo, vediamo un po' dal punto di vista procedurale come funziona. Allora, la proposta di accordo deve essere in questo caso, prima di tutto, individuiamo la competenza per territorio. La competenza per territorio è individuata all'articolo 9,1. È territorialmente competente il tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza, se si tratta di consumatore, oppure ove il debitore ha la sede dell'impresa, se si tratta di imprenditore. Ora, questo è per quanto riguarda la presentazione di ricorso. Anche con riferimento alla presentazione presso un organismo di composizione della crisi, anche qui, se anche io presentassi un ricorso al Tribunale di Torino, ciò non mi consentirebbe tuttavia di richiedere l'assistenza, l'ausilio di un organismo di composizione della crisi che abbia sede a Napoli. In realtà anche l'organismo di composizione della crisi a cui io debbo rivolgermi segue le regole della competenza per la presentazione del ricorso. Quindi anche l'organismo di composizione della crisi a cui io debbo rivolgermi deve aver sede in uno dei comuni compresi nel circondario del tribunale territorialmente competente ex articolo 9, quindi tribunale del luogo dove il debitore, dove il consumatore ha la residenza, oppure l'imprenditore ha la sede dell'impresa. E quindi questo sicuramente è un punto a nostro favore ed è un punto molto fondamentale. Inoltre, a questo punto, una volta, qual è il contenuto della nostra domanda fondamentalmente? Allora, io vi ho detto quali sono le regole contenutistiche, ma quando voi vi ritroverete come legale o come gestore della crisi, chi è il gestore della crisi? Il gestore della crisi altro non è che il soggetto che opera all'interno di un organismo professionista, che opera all'interno di un organismo di composizione della crisi, deputato a gestire la crisi al sovraindebitamento del debitore che si è rivolto all'organismo stesso. Ora, gli atti che nell'ambito di un accordo e di un piano del consumatore, il gestore della crisi insieme al debitore deve redigere sono due. Partiamo dall'accordo di composizione della crisi. Nell'accordo di composizione della crisi deve essere data la domanda. La domanda ovviamente che proviene dal debitore, la domanda di omologazione di un accordo di composizione della crisi, quindi il ricorso che deve contenere che cosa? Deve contenere alcuni elementi fondamentali. Il debitore deve innanzitutto presentare la propria proposta di accordo di composizione della crisi, quindi l'offerta di soddisfacimento ai creditori, quindi deve dire quanto offre ai creditori e poi deve anche, diciamo, indicare un piano, cioè deve anche indicare le modalità e le scadenze attraverso le quali lui ritiene di poter pagare quello che ha offerto. In secondo luogo, poi deve anche allegare che cosa? Deve allegare l'indicazione dei creditori, l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, quindi dovrà fare una tabella dicendo questi sono i creditori e questo è quello che io devo a questi creditori. Poi deve anche allegare l'elenco dei suoi beni e quindi dovrà fare delle misure specifiche, una misura catastale nominativa su base nazionale, che significa vai a vedere in questo caso tutti i beni immobili a te intestati, fai anche un'ispezione ipotecaria nominativa su base nazionale per verificare se su questi beni gravano dei pregiudizi, che possono essere delle ipoteche giudiziali, delle ipoteche volontarie, delle ipoteche legali, se poi si vanno a vedere se ci sono delle trascrizioni di pignoramento e così via. Poi si vanno a elencare anche i beni immobili registrati. Su questo cosa dovrà essere richiesta? Dovrà essere richiesta una misura nominativa al PRA. Il PRA sarebbe il pubblico registro automobilistico, all'interno del quale sono indicati tutti i beni immobili registrati intestati al soggetto, quindi si andrà a richiedere una misura attuale. E poi una misura, diciamo, anche i beni mobili. Per i beni mobili si farà un mini inventario del mobilio che esiste in casa e anche di tutti i conti correnti e dei rapporti con un ultimo estratto conto per verificare la consistenza patrimoniale del soggetto. La legge richiede poi che il debitore anche indichi gli atti di disposizione del patrimonio negli ultimi 5 anni. Quindi in questo caso come si andrà a dimostrare? Si andrà a dimostrare per quanto riguarda i beni immobili attraverso l'ispezione ipotecaria, perché voi come sapete i beni immobili ogni volta che si compie un'operazione su un bene immobile ovviamente questa va trascritta, quindi si andrà a vedere tutto, anche un'eventuale costituzione di un fondo patrimoniale, una vendita di un bene immobile, una donazione, un'accettazione di eredità con contestuale vendita.
Poi, con riferimento invece ai beni mobili registrati, come andremo a vedere gli atti dispositivi, cioè il fatto di aver compiuto un atto di vendita, di rottamazione, di donazione, quel che sia, lo andremo a vedere sempre dalla visura al PRA, del pubblico registro automobilistico, sempre nominativa perché su base del nome, ma storica. Quindi andremo a vedere tutta la storia del soggetto con tutte le autovetture. Considerate che poi la legge ovviamente chiede, quindi la legge vedete che vuole che tu ricostruisca bene il tuo passivo, quindi quello che devi ai creditori, la tua situazione patrimoniale, in questo caso quindi patrimonio immobiliare, immobiliare registrato immobiliare, che si vada poi a ricostruire anche gli atti dispositivi del patrimonio per vedere il patrimonio che avevi ma di cui ti sei liberato e anche per cercare di capire perché ti sei liberato, perché se la liberazione del patrimonio rappresenta un atto in frode ai creditori, l'accesso alla procedura è inibito. E vi dico di più, l'accesso in caso di frode è inibito in ogni caso. È inibito anche, pensate, questo c'è un precedente del Tribunale di Milano, anche nell'ipotesi in cui l'accordo di composizione della crisi sia stato raggiunto. Cioè, pensate che l'atto in frode ferma la procedura anche se sono tutti d'accordo sulla proposta fatta. Quindi pensate veramente di cosa sto parlando. Poi abbiamo anche, diciamo, deve essere evidenziata la situazione reddituale. In questo caso cosa richiede la legge? La legge richiede semplicemente la produzione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni del debitore. Su questo, per evitare problematiche, come sapete, ogni cittadino presso l'Agenzia delle Entrate ha un cassetto fiscale. Questo cassetto fiscale contiene tutte le dichiarazioni dei redditi del debitore, della persona. E in questo caso basta scaricarle da lì con un download in PDF e ovviamente si producono quelle. A questo punto la legge richiede anche l'indicazione del nucleo familiare del debitore, corredato ovviamente dalla certificazione dello stato di famiglia. Quindi si andrà al comune di residenza, all'ufficio anagrafe, e si chiederà l'estratto appunto dello stato di famiglia, e così si vedranno quali sono i componenti del nucleo familiare conviventi insieme al debitore. Cosicché praticamente la legge richiede anche l'indicazione delle spese necessarie al sostentamento del debitore e della propria famiglia. Ora, queste spese sono veramente molto importanti perché servono per quantificare la quota parte di reddito disponibile, perché se, come vi ho detto, io quando devo fare una proposta ai creditori devo capire qual è il mio reddito disponibile. Se tolgo le rate dei debiti, ovviamente dei finanziamenti, perché quelli ovviamente vanno tutti ristrutturati, se mi si chiede ma quanto puoi mettere a disposizione dei creditori? Questo lo so se io dico guadagno X, per vivere spendo Y, la differenza è la mia quota disponibile. Originariamente quella quota andava ai creditori secondo le rate dei finanziamenti, nel momento in cui vado a ristrutturare tutti i finanziamenti, quella quota è libera e quella quota io la posso mettere a favore a disposizione dei miei creditori. Quindi l'indicazione delle spese va ben documentata. Tra l'altro, ricordatevi che la mancata produzione della documentazione è addirittura una causa di inammissibilità della domanda. Le spese come vanno documentate? Allora, molto semplicemente, pensiamo alle spese di vita di ciascuno di noi. Allora, se io vivo in affitto, ovviamente dovrò produrre un contratto di locazione da cui si evidenzi a quanto ammonta il canone con gli oneri accessori, e poi ovviamente chiederò anche al proprietario di casa una dichiarazione che attesti l'effettivo regolare pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori. Chiederò poi all'amministratore di condominio di produrmi l'ultimo riparto delle spese condominiali e delle spese di riscaldamento, sempre con una dichiarazione che mi attesti il regolare pagamento sin d'ora delle spese condominiali e delle spese di riscaldamento. Considerate che se queste dichiarazioni non arrivano, non c'è problema, perché basta inserire comunque gli importi ancora dovuti tra i debiti, quindi nell'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute. Poi una persona normale vive anche di bollette, quindi ci possiamo far produrre, diciamo, le bollette degli ultimi 12 mesi di luce, gas, telefono e acqua per fare una media mensile per capire a quanto ammontano le utenze. Ogni casa, che sia in affitto sia in proprietà, ha dei tributi, questi tributi sono la TARI, quindi la spazzatura, e quindi magari mi prendo l'ultimo avviso che è arrivato della TARI e inserisco quello anche dividendolo per 12 in modo tale che venga su base mensile. Se mi sposto avrò delle spese per i trasporti, quindi se ho un'autovettura magari produco il premio dell'assicurazione, ovviamente su base annuale, in modo tale che abbia un importo mensile. Sì, perché io le spese le faccio mensili, su base mensili, faccio un prospetto mensile, perché per capire quanto io posso mettere al mese, prendo tutto e divido tutto per 12. 12 sono i mesi dell'anno, in modo tale che io abbia un prospetto mensile.
Ovviamente nell'ambito delle spese per i trasporti io posso mettere il premio assicurazione, il bollo auto, il carburante, posso mettere di tutto e di più da quel punto di vista, anche la manutenzione, il cambio gomme, tutto quello che riguarda la spesa per i trasporti. Posso non avere un'autovettura e quindi posso avere un abbonamento al treno, posso avere un abbonamento al pullman. E poi arrivano determinate spese che sono complicate da documentare, che si possono in questo caso evincere dalle spese per consumi familiari indicate dall'Istat. E io parlo di spese di prodotti alimentari, articoli e servizi per la casa, le spese per la salute e magari anche l'abbigliamento e le calzature. Ovviamente nell'ambito delle spese ci potrebbero essere anche delle altre voci, come per esempio se io fossi stato sposato e avessi per esempio un debito, nel senso dovessi comunque corrispondere un contributo al mantenimento, anche quello tra le spese va indicato. Così come andrebbero indicate se ci fossero dei figli o degli animali, magari anche le spese per i figli o le spese per gli animali, come potrebbero essere spese scolastiche, mensa scolastiche, spese sportive, le spese per animali, magari potrebbero esserci le spese di veterinario e così via. Quindi questo viene richiesto come indicazione delle spese mensili necessarie al sostentamento del debitore della famiglia. Io in questo modo, così, se ho il reddito e ho quanto spendo, riesco a capire quanto posso mettere a disposizione dei miei creditori. La legge mi richiede anche che venga indicata la posizione fiscale del debitore con l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti. Questo viene fatto principalmente per capire se il debitore è in regola con le tasse, principalmente se le sta pagando, qual è la posizione fiscale principalmente. È un autonomo, è un dipendente, è un pensionato, ha dei debiti con le tasse, quant'altro, e se ha contenziosi pendenti, cioè Agenzia Entrate Riscossione, Agenzia Entrate, ha avuto degli avvisi di accertamento, ha fatto dei ricorsi, ci sono delle cause in piedi, e quindi la legge richiede anche quello. Quindi questo è il contenuto della domanda di accordo di composizione della crisi e piano del consumatore. Quindi abbiamo visto qual era il contenuto della proposta. Quindi prima deve esserci la proposta, devi dire quanto vai ad offrire e come paghi quello che stai offrendo. In più devi allegare tutte queste cose, che riassumendo sono l'indicazione dei creditori, l'indicazione dei beni, l'indicazione della situazione, diciamo, familiare, l'indicazione della situazione reddituale e l'indicazione delle spese necessarie per vivere. Questo è l'indicazione della posizione fiscale. Questo è quello che ti richiede per costruire un pacchetto sensato e per costruire un pacchetto che consente, in questo caso, all'organismo di composizione della crisi, al giudice e ai creditori, di ricostruire un po' quella che tu hai la situazione e di valutare la tua proposta, perché questo serve per valutare la proposta. A questo punto abbiamo una diramazione, nel senso che nell'accordo di composizione della crisi, in realtà, la legge a questo punto richiede che a questa domanda venga allegata una relazione praticamente dell'organismo di composizione della crisi, quindi una relazione fatta unilateralmente, mentre questa domanda proviene dal debitore. Io vi ho detto due atti, vi ricordate? La prima è la domanda del debitore con tutti questi allegati. E poi a questo deve essere anche inserita una relazione dell'organismo di composizione della crisi. Quindi è fondamentale, quindi il compito del professionista è questa relazione. Per l'accordo di composizione della crisi, la relazione prende il nome di relazione particolareggiata. Quindi in realtà abbiamo un ricorso e abbiamo una relazione particolareggiata. Quello che ci si troverà il fascicolo, quindi che il giudice vedrà in tribunale, sarà formulato da un ricorso con tutti quegli allegati che vi ho detto prima. È una relazione particolareggiata. Questo è il pacchetto che si presenta in tribunale. Con riferimento alla procedura di accordo di composizione della crisi, le indicazioni che devono essere contenute in questa relazione sono: 1. L'indicazione delle cause dell'indebitamento e la diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni. Quindi l'organismo deve un po' ricostruire nella sostanza la storia del debitore, no? Quindi deve dire, prima di tutto, se il debitore, quali sono state le cause del debito? Io causa del debito intendo, ho fatto un finanziamento per acquistare la macchina, acquistare la casa, liquidità e tutto. 2. La diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni. Quindi, quando ha fatto questo finanziamento, aveva la diligenza del buon padre di famiglia, poteva permettersi questo finanziamento, sì o no? 3. Le ragioni che hanno portato il debitore a non riuscire più a pagare i propri debiti, quindi le ragioni del sovraindebitamento. Benissimo.
Nel 2005 ha fatto un finanziamento per acquistarsi la macchina, poteva permetterselo, non è riuscito più a pagarlo per questo motivo. Questi sono i primi tre contenuti della relazione. Poi l'indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori, quindi l'esistenza di eventuali revocatorie. Come noi nel ricorso abbiamo inserito il debitore, gli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni, l'organismo di composizione della crisi deve dare atto se questi atti sono stati impugnati dai creditori ai fini della revocatoria. Indovinate perché? Perché sempre per valutare la presenza o meno di atti in frode ai creditori. Perché ribadisco ancora una volta, queste procedure sono sempre ammissibili, salvo a livello universale, la presenza di atti in frode ai creditori. Questi atti in frode inibiscono in toto l'accesso alla procedura di sovraindebitamento. Quindi la frode in assoluto è l'elemento ostativo principe delle procedure di sovraindebitamento, perché ribadisco, le procedure di sovraindebitamento, utilizzando una formula felice, diciamo mutuata dal dottor Stefano Miglietta, giudice delegato del Tribunale di Torino in numerosi suoi decreti di omologa di piani del consumatore, in realtà è dedicata la procedura al debitore onesto ma sfortunato. Ricordatevi questo, quindi la frode è l'elemento cardine che inibisce. Ed ancora deve essere indicato la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata. Quindi l'organismo, come vi ho detto prima, se vi ricordate stamattina vi ho detto che l'articolo 7, comma 2, in realtà lettera D, dice che il debitore deve presentare documentazione sufficiente a che si ricostruisca la sua situazione economica e patrimoniale. Posto che questo è un presupposto di ammissibilità, vale a dire se non produci la documentazione, la domanda è inammissibile, come fai a capire se la documentazione è completa e attendibile? Lo dimostra l'organismo di composizione della crisi nella sua relazione, facendo questa valutazione. Deve indicare poi nella relazione anche i costi presumibili della procedura, la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori, quindi anche individuare come io sto proponendo, diciamo, di risolvere il tutto. E poi, punto cardine fondamentale, indovinate un po', la valutazione del merito creditizio, cioè l'organismo in composizione della crisi andrà a esprimere un giudizio sulla valutazione da parte dei creditori del merito creditizio del debitore. Non so se voi sapete cos'è il merito creditizio. Allora, quando io vado a chiedere un finanziamento, la banca me lo dà se io ho il merito creditizio, vale a dire se io posso permettermi quel finanziamento. Ora, attenzione, molto spesso succede che voi dite: si va in banca, tutti vanno in banca, danno tutti i finanziamenti possibili e immaginabili. Quindi il povero consumatore si potrebbe trovare anche in una situazione di difficoltà economico-finanziaria a causa della leggerezza della banca nell'erogazione del finanziamento, quindi in un comportamento, diciamo, un po' colposo della banca, no? In un comportamento della banca che non ha tenuto conto dell'assenza di merito creditizio. Ora, cosa si è fatto? Allora, ci sono stati numerosi decreti prima di questa modifica che dicevano che in realtà non ci fosse sanzione, perché in realtà è amen, è andata così, punto. L'unica cosa, si poteva fare una causa ex articolo 124 TUB, e ovviamente del testo unico bancario, e semmai si poteva, diciamo, avere un risarcimento del danno attraverso uno sconto degli interessi, sul finanziamento stesso. Cosa cambia con la legge 3 del 2012? Questa è una modifica in realtà apportata dalla legge 176 del 2020, quindi capite bene che in realtà era una delle disposizioni già presenti nel codice della crisi. Si introduce per la prima volta una sanzione di natura processuale per i creditori che non hanno valutato il merito creditizio. Mi spiego meglio. È un procedimento contraddittorio, nel senso che il contraddittorio è tra debitore e creditore. Il debitore presenta il suo ricorso e i creditori presentano le loro memorie e poi il giudice decide. Se però l'organismo di composizione della crisi attesta nella sua relazione particolareggiata che il creditore non ha valutato il merito creditizio del debitore, lo fa sulla base di un parametro di legge, sulla base di un parametro individuato dalla legge 3 del 2012, che non sto comunque a spiegarmi, ma lo fa sulla base di quello, e dice no, non l'ha valutato,
Il creditore non potrà presentare opposizione nell'ambito della procedura. Quindi la sanzione processuale è l'impossibilità di presentare opposizione. Quindi, se si presenta opposizione, se anche fosse fondata, il giudice non ne tiene conto e la dichiara inammissibile, se l'organismo di composizione della crisi afferma e attesta che in questo caso il creditore non ha valutato il merito creditizio del debitore. È una cosa molto forte e se ci pensate, molto molto importante da quel punto di vista. E questo con riferimento all'accordo di composizione della crisi. Con riferimento al piano del consumatore, invece, abbiamo sempre il nostro ricorso con le indicazioni che vi ho detto prima, accompagnato non più da una relazione particolareggiata, ma si chiama relazione. Non state lì a ricordarvi relazione particolareggiata, ma è giusto capire un po' qual è il contenuto. Allora, il contenuto è molto simile alla relazione particolareggiata dell'accordo di composizione della crisi, seppure anche un po' più snella. Allora, innanzitutto l'indicazione è sempre anche qui: causa dell'indebitamento e diligenza del debitore ad assumere obbligazioni, quindi di nuovo la ricostruzione della storia, capire perché ha fatto i debiti, se li poteva permettere e che cosa è successo nel momento in cui non li ha potuti più pagare, quindi una cronistoria. Capire se la documentazione è attendibile, più o meno quanto costa la procedura e merito creditizio. Quindi, come vedete, ci sono molti meno punti, come ad esempio la percentuale di insoddisfo, atti impugnati dai creditori, la solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni, se la proposta è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, che invece sono presenti all'accordo, ma non sono presenti nella relazione allegata al piano del consumatore. Quindi, dal punto di vista procedurale, io mi presento in tribunale con questo tipo di pacchetto. Okay? Il pacchetto è molto, molto articolato, molto complesso, va bene? Quindi, cosa vi voglio dire con questo? Una volta che io mi presento in tribunale, io deposito il mio ricorso e la mia relazione in tribunale, il fascicolo viene assegnato a un giudice delegato, il giudice delegato e la procedura a questo punto può fare due cose, può fare tre cose, o rigettarlo dichiarando inammissibile, o chiedere un'integrazione documentale fornendo un termine perentorio di 15 giorni, oppure può dichiarare aperta la procedura. Dichiarare aperta la procedura significa fissare un'udienza per l'accordo, un'udienza per il voto, per il piano, un'udienza invece per l'omologa di fatto. Terminata l'udienza, il giudice deciderà con un decreto che potrà essere di accoglimento o di rigetto. In caso di accoglimento o in caso di rigetto, il decreto potrà essere ancora reclamato nel termine di 10 giorni dalla comunicazione. Reclamo che in questo caso viene presentato o dal ricorrente o dai creditori, a seconda ovviamente di chi ha perso e di chi ha vinto, al tribunale in composizione collegiale. Come vi ho detto, il procedimento ovviamente si svolge di fronte a un collegio del tribunale, del quale non farà parte ovviamente il giudice che ha emesso il provvedimento per ovvie ragioni, per incompatibilità. Il procedimento segue le regole di cui dei procedimenti in camera di consiglio, ex articolo 737 seguente il codice procedura civile, in quanto compatibili. Queste sono le regole appunto comuni. Qual è un'altra differenza? Le cosiddette misure protettive, l'ombrello protettivo. Allora, se voi pensate di presentare, sono procedure abbastanza snelle, che hanno una durata procedurale di circa 6 mesi, 6-7 mesi, non di più. Se voi considerate che però durante queste procedure i creditori possano continuare a fare decreti ingiuntivi, atti di precetto, esecuzioni nei confronti del debitore, il debitore non esce. La legge pertanto prevede o in automatico su richiesta del debitore a seconda della procedura prevista un ombrello protettivo, cioè prevede, allora, in caso di accordo di composizione della crisi, il cosiddetto automatic stay, cioè nel senso il giudice subito nel momento in cui fissa udienza, automaticamente, per questo automatic stay, fissa, in questo caso dispone, che i creditori non possano più procedere esecutivamente nei confronti del debitore. Invece, con riferimento alla procedura di piano del consumatore, in questo caso il giudice, diciamo, sospende le procedure esecutive solo dietro espressa richiesta del debitore, okay? E solo nella misura in cui queste procedure esecutive possano, in un certo senso, pregiudicare la fattibilità del piano. Quindi questi sono i due argomenti fondamentali. Quindi ricordatevi sempre che accordo dedicato a tutti i debitori, piano del consumatore invece dedicato solo al consumatore.
Entrambi sono finalizzati all'esdebitazione, ma mentre l'accordo richiede il raggiungimento del 60% di consenso dei crediti, il piano non richiede il voto, ma richiede la cosiddetta meritevolezza. Meritevolezza nel senso che il sovraindebitamento non deve essere stato determinato con colpa grave, malafede o frode. Il contenuto della domanda è il medesimo. La relazione invece varia leggermente e poi cambia l'ombrello protettivo. Ombrello protettivo automatico con l'accordo di composizione della crisi su richiesta del debitore e del piano del consumatore, soprattutto rivolto a specifiche procedure individuali. La procedura si conclude in entrambi i casi con un decreto di accoglimento o di rigetto che potrà essere reclamato nel termine di 10 giorni di fronte al collegio, di fronte al tribunale in composizione collegiale. L'organismo di composizione della crisi svolge una funzione importantissima di ausilio del debitore, ovviamente lo aiuta nella predisposizione della domanda, nella redazione della relazione particolareggiata e poi soprattutto la relazione dell'organismo e poi soprattutto curerà tutte le comunicazioni, le pubblicazioni, le trascrizioni, perché come vi ho detto prima sono procedure pubbliche, quindi il giudice disporrà comunicazioni ai creditori, la pubblicazione sul sito internet del tribunale, la trascrizione in conservatoria nel caso in cui ci siano beni immobili e così via. Questo è quindi in estrema sintesi un po' quella che è la procedura. Ovviamente considerate che il mancato pagamento dei debiti, ecco perché una volta omologato e non reclamato, la procedura in realtà non muore lì, perché in realtà si è sdebitati solo nella misura in cui si viene sdebitati solo nella misura in cui il debitore correttamente ed integralmente esegue la proposta omologata. Quindi in realtà, se ciò non dovesse avvenire, considerate che gli articoli 14 e 14 bis introducono una procedura di risoluzione o annullamento dell'accordo e di revoca, cessazione degli effetti e l'omologazione del piano del consumatore. Sono due procedure molto particolari che consentono quindi la revoca di quello che è già stato fatto. Questo è quanto. Adesso vi dico, in questi ultimi 15 minuti, qual è la procedura di liquidazione del patrimonio e poi la procedura di esdebitazione del debitore incapiente. Allora, la prima cosa che vi voglio dire è questo: per quanto riguarda la liquidazione del patrimonio, come vi ho detto, è una procedura di liquidazione di tutti i beni del debitore. È una procedura che ha una durata di 48 mesi, cioè di 4 anni. È una procedura che però, attenzione, in cui il debitore in realtà non sa già quanto paga, ma in realtà è una procedura in cui il debitore liquida tutto quello che ha. Liquida tutto quello che ha subito e tutto quello che gli viene nel patrimonio, gli entra nel patrimonio nei 4 anni, perché c'è una disciplina prevista anche per i cosiddetti beni sopravvenuti. È una disciplina che è una procedura che assomiglia molto alla procedura fallimentare, all'interno del quale c'è sempre un ricorso, c'è sempre una relazione dell'organismo e composizione della crisi. Ma in questo caso, una volta, non c'è un voto dei creditori, non c'è un contraddittorio, c'è un decreto di apertura della liquidazione con la nomina di un liquidatore. Liquidatore che è tendenzialmente la stessa persona che ha svolto le funzioni di organismo di composizione della crisi. Il liquidatore, esattamente come un curatore fallimentare, avrà degli adempimenti. Gli adempimenti sono la formazione dello stato passivo, quindi chiederà a tutti i creditori di partecipare allo stato passivo per la formazione di quello che è l'elenco debiti. Poi formerà un inventario, quindi andrà a vedere quali sono i beni del debitore da vendere, da liquidare. Poi formerà un programma, predisporrà un programma di liquidazione, cioè qual è il programma attraverso il quale andranno liquidati tutti questi beni. Liquiderà i beni e farà un riparto tra i creditori, un riparto che esattamente come tutte le procedure concorsuali, ivi comprese queste tre di cui vi ho parlato, risponde ovviamente all'esigenza di rispettare il principio dell'ordine dei privilegi e soprattutto della par condicio creditorum. Una volta chiusa la procedura, attenzione che la differenza rispetto alle altre due è che l'esdebitazione non è automatica, ma l'esdebitazione dovrà essere richiesta entro un anno dal debitore e potrà essere o meno concessa a seconda di quelli che sono i criteri dettati dall'articolo 14 ter decies della legge 3 del 2012. Giusto per poi concludere, diciamo, le procedure, quindi avete capito, la procedura di liquidazione del patrimonio come una procedura fallimentare, una procedura che dura 4 anni, una procedura in cui il debitore liquida tutti i suoi beni attraverso l'intervento di un liquidatore nominato dal tribunale,
È una procedura che non comporta, rispetto alle altre due, l'esdebitazione automatica, ma l'esdebitazione su richiesta, da richiedere esattamente come nel fallimento entro un anno dalla chiusura della procedura liquidatoria. E potrà essere concesso o meno a seconda della sussistenza o meno dei requisiti previsti all'articolo 14 ter decis, che adesso per motivi di tempo non riesco a dettagliarvi, ma vi dico, questo è un po' la procedura liquidatoria, una procedura alternativa, è una procedura che noi utilizziamo come avvocati, come gestori della crisi, come extrema ratio, perché se ci pensate, per risolvere la problematica è meglio una procedura concordataria, quindi un accordo, un piano, perché quantomeno il debitore, se paga quanto ha promesso, ottiene l'esdebitazione automatica. In questo caso invece prima paga, perché ovviamente liquida tutto il suo patrimonio, anche come beni sopravvenuti, anche una quota parte dello stipendio, però poi non sa se si esdebita, dovrà richiedere l'esdebitazione. Verrà concessa? Punto di domanda, punto interrogativo, questo non è detto. Ed ancora, abbiamo poi l'ultima procedura che adesso stiamo anche seguendo, è sempre una procedura nuova, introdotta dalla legge 176 del 2020, ed è la procedura di esdebitazione del debitore incapiente. Allora, il debitore incapiente, questa è veramente una cosa molto particolare. Pensate che il legislatore ha introdotto la possibilità per il cosiddetto debitore incapiente, cioè il debitore persona fisica, che non sia in grado di offrire alcuna utilità diretta o indiretta ai creditori, nemmeno in prospettiva futura, quindi il debitore che non ha niente, può ottenere per una sola volta nella vita, laddove meritevole. Meritevole significa che il sovraindebitamento non sia stato determinato con colpa grave, dolo, frode. Quindi laddove meritevole può ottenere per una sola volta nella vita, quindi debitore personale, che non ha alcuna utilità nemmeno in prospettiva futura, né diretta né indiretta. Laddove meritevole può ottenere l'esdebitazione una sola volta nella vita. Cioè il giudice gli cancella tutti i debiti. Una sola volta nella vita questo si può fare. Purché però nei 4 anni successivi, quindi il giudice cosa fa? Concede l'esdebitazione, quindi io mi presento, non ho niente, ho tanti debiti ma non ho niente, sono una persona fisica, sono meritevole, non l'ho mai fatto prima, chiedo l'esdebitazione del debitore incapiente, la disposizione di riferimento è l'articolo 14 quater decis legge 3 del 2012, chiedo questo tipo di procedura, ottengo l'esdebitazione, i creditori possono ancora fare un'opposizione entro 30 giorni. Se il giudice dopo questi 30 giorni, dopo le opposizioni, può confermare o revocare il decreto, se lo conferma, il debitore non deve niente. L'unico onere che ha è per 4 anni, da quel momento, fare ogni anno una dichiarazione per dire mi è arrivato qualcosa nel mio stipendio, nel mio patrimonio, non mi è arrivato nulla. E se mi è arrivato qualcosa e questo è sufficiente a pagare almeno il 10% dei creditori, lo metto sul piatto, diversamente no. E si chiama la dichiarazione di sopravvenienza rilevante. In questo caso, dopo i 4 anni, quello che ha dato, dato, quello che non ha dato, non ha dato, è finalmente chiuso tutto e non avrà mai più debiti. È la prima volta che nell'ordinamento italiano si introduce una procedura di questo tipo, che è di chiaro stampo statunitense. Perché solo negli Stati Uniti d'America esiste una procedura analoga che ti consente di cancellare tutti i debiti senza dare nulla. Ma avete capito la portata di questo tipo di procedura? Non ho niente, non pago niente. Le condizioni che mi sono richieste è non aver niente, essere meritevole, quindi essere proprio il cosiddetto debitore onesto ma sfortunato, e poi una volta che viene concessa questa esdebitazione, per 4 anni io mi impegno ad eventualmente pagare il mio debito se avessi un qualcosa che mi consente di pagare almeno il 10%. Cioè il giudice della legge ha fissato questo parametro del 10% come sopravvenienza rilevante ai fini, diciamo, del pagamento del debito. Diversamente me lo tengo. Cioè se io avessi delle risorse, ma queste non consentono il pagamento almeno il 10% del debito, io non devo comunque darle. Questo è praticamente quanto viene previsto da questo articolo 14 quater decis. Allora, io vi ho fatto adesso la panoramica delle procedure. Se per voi va bene, io direi. Allora, intanto, vabbè, volevo rispondere ancora a Francesco in pochi minuti per quanto riguarda imprenditore sopra soglia. Vi lascerei fino alle 16:30 spazio per le domande. Poi, se riesco e vedo che non è particolarmente complicato, dopo la pausa volevo farvi vedere, se vi fa piacere, una bella simulazione di un accordo di composizione della crisi che abbiamo fatto per farvi vedere uno schema di ricorso, per farvi vedere in questo caso come viene fatto un ricorso per accordo di composizione della crisi o piano del consumatore. Allora,
Quindi partiamo praticamente, come detto, dalla domanda di Francesco. Francesco mi aveva chiesto: puoi ripetere l'imprenditore sopra soglia? Sì. Allora, come vi ho detto, l'imprenditore non fallibile, abbiamo detto l'imprenditore sotto soglia. Con riferimento all'imprenditore sopra soglia, esiste un orientamento giurisprudenziale che consente anche all'imprenditore sopra soglia di accedere alle procedure di composizione della crisi del sovraindebitamento sulla base dell'interpretazione dell'articolo 12,5. L'articolo 12,5 prevede che il fallimento del debitore risolva l'accordo di composizione della crisi. E questo, secondo il Tribunale di Torino, in due decreti del 30 novembre 17 e del 9 dicembre 17, deve essere interpretato nel senso in cui non soltanto possa accedere alla procedura di sovraindebitamento il debitore sotto soglia, che poi diventi sopra soglia in un momento successivo all'omologa dell'accordo, ma anche il debitore sopra soglia, che però non possa fallire per svariate ragioni, ad esempio perché non insolvente, ma che poi fallisca in un secondo momento, diciamo dopo l'omologa di accordo di composizione della crisi. E questi sono due decreti, 9 novembre 20, 30 novembre 2017 e 9 dicembre 2017. Allora, detto questo, a questo punto vi invito a formularmi tutte le domande che volete da qui alle 16:30, io vi risponderò. E poi a questo punto direi, dopo facciamo quella pausa di un quarto d'ora di cui vi ho parlato e poi vediamo una bella bozza di accordo giusto per l'oretta finale, in modo tale da concludere anche abbastanza in una maniera un po' più leggera. Così vi illustro un caso e vi dico anche fondamentalmente, diciamo, come l'abbiamo risolto e che cosa abbiamo fatto. Prego. Io avrei una curiosità Sì. riguardo al debitore incapiente. Questo deve essere meritevole, ma come si fa a capire se è meritevole o meno? Allora, come si fa a capire che è meritevole? Allora, è meritevole, aspetta che metto solo il... Allora, mi era caduta la presa del PC. Allora, come si capisce se è meritevole o meno? Allora, se è meritevole o meno lo capisci un po' dalla sua storia, nel senso che... Come ti ho detto, anche nella domanda di esdebitazione del debitore incapiente è necessaria una relazione all'organismo di composizione della crisi. Organismo di composizione della crisi, la cui relazione, diciamo, deve contenere di nuovo l'indicazione delle cause dell'indebitamento, la diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni e le ragioni che hanno portato a un sovraindebitamento. Ora, se il caso è, ad esempio, una patologia psichiatrica come potrebbe essere la ludopatia, o se il caso è, magari, due coniugi che hanno contratto dei debiti e improvvisamente hanno perso il lavoro e si dimostra che in realtà praticamente potevano permetterselo, in realtà vedi che così tu la meritevolezza sei riuscita a spiegarla, dalla storia del debitore ovviamente dimostrata documentalmente. Quindi tu andrai a valutare caso per caso. Se tu vedi che io sono un ludopatico e noi di ludopatici ne abbiamo tantissimi e quindi è una patologia psichiatrica, quindi tu hai perso il controllo delle tue risorse perché sei affetto da questa patologia psichiatrica, evidentemente avrai un'incolpevolezza, no, nella causazione del sovraindebitamento. Se magari eravate due coniugi, avevate due ottimi stipendi, poi improvvisamente per Covid l'azienda ti è chiusa, tu sei rimasto senza lavoro e non riesci più a pagare i tuoi debiti, evidentemente il sovraindebitamento è incolpevole. Se invece tu sei magari un precario, guadagni 1.300 euro al mese, però praticamente hai uno stile di vita al di sopra delle tue reali possibilità e poi dici, oh cavolo, ma il contratto mi è scaduto e non mi hanno rinnovato. In quel senso tu non potrai beneficiare di una meritevolezza perché tu in realtà hai proprio una colpa grave, cioè tu hai contratto il debito già sapendo, uno, che il tuo contratto sarebbe scaduto di lavoro. E due, che non saresti riuscito a pagarlo perché magari le rate che andavi ad affrontare erano ben superiori rispetto al tuo stipendio mensile. E in quel caso vedi che la meritevolezza viene meno. Quindi tu devi sempre pensare a un debitore onesto ma sfortunato, ma non deve per forza essere capitato un qualcosa, diciamo, che ti ha sovraindebitato, perché gli orientamenti più recenti, Laura, in realtà ti danno anche un altro tipo di timbro. Il timbro è praticamente che ci possono essere state delle spese sopravvenute, vale a dire. Allora, il caso tipico, come ti ho detto, praticamente è quello: due stipendi, uno viene meno, evidentemente non riesco a pagare i debiti, ma potrebbe anche essere due stipendi, uno viene meno, io devo andare a contrarre dei debiti per necessità, ad esempio per sostenere delle spese mediche, magari un figlio malato e quindi devo praticamente pagargli delle cure e così via.
Anche lì, attenzione sulle cure, però, perché molto spesso noi ci dicono avevo spese mediche. Però giustamente i tribunali dicono, posto che abbiamo un servizio sanitario nazionale, devi dimostrarmi che si tratta di spese che non siano coperte dal servizio sanitario nazionale, perché io capisco, se ti sei voluto andare a rifare i denti a Detroit pagando magari $30,000 e magari qua c'erano un sacco di operazioni che potevi fare anche molto meno, ovviamente devi anche dimostrarmi la necessità della spesa e soprattutto l'imprevedibilità sicuramente si può dimostrare, ma anche la necessità della spesa e che non si tratti di una spesa voluttuaria, perché non è che dici mi sono andato a comprare una barca, se si dovevo curare mio figlio malato, evidente, ne abbiamo avuto, pensate, un caso praticamente di una mamma che in realtà si è separata dal marito, guadagnava quel che guadagnava, ha fatto dei finanziamenti che già sapeva di non potersi permettere, ma perché ha scoperto che la sua figlioletta di 17 anni, di 17 anni si è presa un tumore alla tiroide e quindi ha dovuto pagare delle cure specialistiche di non poco conto per curare questa bimba così piccola con questo grosso problema, ed è evidente che è stata riconosciuta la meritevolezza in questo caso, perché è vero che lei non poteva permettersi quei finanziamenti, ma queste spese erano necessitate. Imprevedibili e necessitate, perché legate alla malattia di un figlio. Questo è anche il secondo caso da tenere in considerazione, quindi bisogna fare una bella valutazione caso per caso, una valutazione completa, compiuta e robusta, in modo tale da dare anche una bella robustezza alla cosa. Io, tra l'altro, Laura, giusto per dire, tutto ciò, chi lo fa? Lo fanno questi organismi di composizione della crisi. Il 13 dicembre voi avrete ovviamente questo incontro in cui parteciperanno le fondazioni, ma quello che voi dovete sapere è che gli organismi di composizione della crisi sono soggetti fondamentali. Di questo, secondo me, vi vorrei parlare ancora dopo la pausa, perché non vorrei che vi rimane ancora questo cerino in mano e non si sappia fondamentalmente. Voi avete oggi capito che qual è la disciplina normativa di riferimento, quindi finalmente potete evitare tutte quelle persone che pensano che le procedure di sovraindebitamento siano disciplinate da TikTok o dal loro cugino che vive praticamente a Trento. No, perché veramente a noi, con tutto, io lo sento ancora, una persona mi ha detto ma con tutto quello che si legge su TikTok, io ho detto ma scusi, ma perché lo leggi su TikTok? C'è la legge che lo dice. Quindi il vostro faro normativo sapete qual è, quindi avete capito che non è TikTok che disciplina le procedure di sovraindebitamento, e questo è il primo punto. Poi, per gli appassionati di Gomorra, sapete anche come risolvere il problema del sovraindebitamento adesso, nell'ipotesi in cui però, giusto per alleggerire, avessero fatto troppi debiti, quindi avete capito i presupposti, presupposto oggettivo, presupposto soggettivo, presupposto di ammissibilità, libertà delle forme, ma anche i limiti contenutistici. Quindi quando vi dice ma io do quel che posso, tu dai il massimo. Queste procedure, ricordiamoci che il principio cardine giuridico che voi avete imparato al primo anno di università è il 2740 del codice civile. I debiti vanno pagati con tutti i beni presenti e futuri. Il secondo comma dice possono essere previste le forme normative di deroga a questo principio. Questa è una forma normativa, questa è una delle forme di deroga a questo principio, ma non è che deve essere pagato il meno possibile, deve essere pagato il più possibile, quello che io, fino a dove io riesco, punto, con tutti i limiti contenutistici e formali che abbiamo visto. Vi ho descritto la procedura, quindi anche voi sapete che è una procedura complicata dal punto di vista contenutistico, ma snella dal punto di vista processuale. Qua, per chi ha fatto procedura civile, non avete la citazione, l'udienza, le memorie, la comparsa conclusionale, qua non esiste. Qua avete un ricorso, e questo è il bello di questo processo, un ricorso perché segue le disposizioni, per quanto compatibili, delle procedure in Camera di Consiglio, quindi avete un ricorso, una relazione, avete un'udienza, avete semmai una memoria di replica e avete un decreto, e va bene così, punto, e al massimo avrete un reclamo, basta, ma un atto su tutto. Questo è il bello di questa procedura, però è una procedura che, a differenza di un'impugnazione di un licenziamento, non ha delle scadenze, quello è il bello, anche l'assenza di scadenze, però dovete prepararvi bene prima. Qua state andando in una battaglia con 20 creditori arrabbiati, 20 creditori a cui voi state dicendo non ti do 100 che ti devo, ma te ne do 20, e dovete quindi combattere con le unghie perché tutto sia intoccabile. Vi dico una cosa, io non lo sapevo perché non sono penalista,
L'Agenzia delle Entrate addirittura ha fatto un esposto in procura contro un sovraindebitato. C'è un reato in un regio decreto vecchio che si chiama atto in frode per sottrazione al pagamento di imposte. Se noi non avessimo avuto una difesa robusta di questa persona, eravamo panati, eravamo fregati. In questo caso quindi bisogna essere preparatissimi, bisogna spulciare tutto, bisogna tutto. Anche perché, come potete immaginare, ci può essere il povero debitore onesto sfortunato, ma può esserci anche il furbo. Ci può essere anche quello che specula su questo tipo di procedura. Quindi l'obiettivo e il compito dell'organismo è cercare fondamentalmente di capire esattamente qual è la furbizia di questa persona, chi è il furbo, e mandarlo a casa di corsa. Ed è per questo che adesso facciamo la pausa. E poi dopo la pausa vi racconto un po' degli organismi di composizione della crisi. Quindi avete capito, io spero che l'infarinatura ce l'abbiate bella completa. A questo punto capiamo chi è l'organismo di composizione della crisi, che tra l'altro è anche uno sbocco professionale che, se a voi mai facesse piacere, uno sbocco professionale che per giovani laureati o per professionisti è uno sbocco professionale importantissimo. Essere in un organismo di composizione della crisi e gestire queste procedure. Soprattutto adesso che ci si aspetta, e questo ve lo diranno anche nel 13 dicembre, ci si aspetta veramente un boom. Quindi io direi, ci salutiamo adesso per un quarto d'ora. Facciamo la nostra classica pausa caffè e ci vediamo alle 16:45, d'accordo? Ci vediamo a questo punto dopo. Grazie. Va bene, grazie. Allora, rieccoci qua. Allora, ho anche selezionato, adesso speriamo di riuscire anche a condividere lo schermo più tardi. Allora, volevo parlarvi un po' di quelli che sono gli organismi di composizione della crisi e sovraindebitamento, e quindi cercare un po' di illustrarvi un po' quello che stiamo cercando di fare. Allora, come vi ho detto, i protagonisti, e qui arriviamo alla parte un po' più leggera della lezione, i protagonisti, come vi ho detto, abbiamo il debitore sovraindebitato, in stato di sovraindebitamento, i creditori, abbiamo il giudice tendenzialmente abbiamo visto del tribunale territorialmente competente, la competenza territoriale abbiamo visto che è quella del luogo di residenza e di sede dell'impresa, abbiamo visto che in realtà la sezione che se ne occupa è la sezione fallimentare perché è una procedura concorsuale, e quindi avete capito questi tre soggetti. Volevo dirvi una cosa interessante, molto spesso già in procedura civile ci sono questi problemi di forum shopping, nel senso che essendo diversamente dal processo civile, in questo caso è un po' l'attore, no? che di fatto determina la competenza per territorio, perché sulla base della sua residenza. Al fine di evitare forum shopping, quindi il fatto dei trasferimenti fittizi di residenze, quindi andare in altri tribunali, in realtà il codice della crisi, la legge 3 del 2012, non prevede nulla. Sappiate solo che il codice della crisi, analogamente a quanto previsto dalla legge fallimentare, in realtà risolverà questo problema. Purtroppo questo non è la legge 3, e cioè dice che il trasferimento della residenza o della sede fatta nell'anno antecedente alla presentazione della domanda è rilevante a fine della determinazione della competenza, cioè vale a dire che se oggi sposto da Torino a Novara la mia residenza, secondo legge 3 del 2012 sempre competente il tribunale di Novara, secondo il codice della crisi invece sarà sempre competente in questo caso Torino, perché è stata fatta praticamente nell'anno antecedente la presentazione della domanda. Volevo dirvi solo questo trasferimento, quindi fenomeni forum shopping ce ne possono essere, la legge 3 non li disciplina specificamente, il codice della crisi invece li disciplinerà. Arriviamo adesso a descrivere chi è il soggetto cardine, gli organismi di composizione della crisi e sovraindebitamento. La disciplina fondamentale è contenuta nella legge 3 del 2012 come disciplina generale, e parlo dell'articolo 15, il quale demanda, quale disciplina di dettaglio, un regolamento ministeriale. Regolamento ministeriale che è stato approvato nel 2014, e parlo del decreto ministeriale del Ministero della Giustizia 202 del 2014. Considerate che anche col codice della crisi nulla cambia, perché il codice della crisi fa salvo il decreto ministeriale 202 del 2014. Quindi sappiate che in realtà il decreto ministeriale che disciplina gli organismi di composizione della crisi è e sarà il decreto ministeriale 202 del 2014. Chi sono gli organismi di composizione della crisi? Non sono società, non sono persone fisiche, sono enti pubblici, sono articolazioni di enti pubblici. Quindi sono principalmente, chi può costituire un organismo di composizione della crisi? Lo può costituire un comune,
Una provincia, una città metropolitana, una regione, indovinate un po', un'università pubblica, per esempio l'Università del Piemonte Orientale, se un giorno volesse, potrebbe costituire un organismo di composizione della crisi. Possono costituire organismi di composizione della crisi gli organismi di conciliazione presso le camere di commercio, gli ordini professionali, avvocati, commercialisti, notai, anche associati tra di loro, e poi il segretariato sociale. Questi sono gli enti che possono costituire gli organismi di composizione della crisi. Fino al 2014 che cosa succedeva? In realtà che non c'erano gli organismi, in realtà c'è un doppio binario. Il doppio binario sarebbe che il debitore si reca in tribunale, il tribunale territorialmente competente, e chiede la nomina di un professionista facente funzione organismo di composizione della crisi. Ora, la domanda è, nel momento in cui ci sono gli organismi, il debitore può comunque andare in tribunale? Sul punto io vi dico che fino al codice della crisi i tribunali si dividono. Alcuni ammettono il doppio binario, per esempio Torino ammette che io possa chiedere al tribunale la nomina del professionista facente funzione, che un avvocato o un commercialista scelto dal tribunale, o che io vada dall'organismo costituito sul territorio. Altri tribunali invece ti dicono, se c'è già l'organismo non puoi andare in tribunale. Questo è un po' il concetto. Col codice della crisi cambia tutto, perché se è presente un organismo di composizione della crisi sul territorio, il debitore non potrà recarsi in tribunale chiedendo la nomina del professionista. Quindi ricordatevi bene che gli organismi di composizione della crisi sono articolazioni di questi enti pubblici. Per capire che organismi di composizione della crisi sono presenti sul territorio, esiste un registro e si chiama Registro degli organismi di composizione della crisi. È un registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Se voi andate su Google e cercate registro organismi di composizione della crisi, lo trovate tranquillamente. Ministero della Giustizia, e c'è questo registro. Questo registro si articola in due sezioni, la sezione A e la sezione B. Nell'elenco, quindi nella sezione A del registro, sono iscritti gli organismi costituiti da ordini professionali, avvocati, commercialisti, notai, anche associati tra di loro. Per esempio a Torino esiste il modello Torino, che in realtà sono gli ordini professionali tutti associati tra di loro, oppure il segretariato sociale, oppure gli organismi di conciliazione presso la Camera di Commercio. Nella sezione B invece sono iscritti gli organismi di composizione della crisi costituiti quali articolazioni interne da comuni, province, città metropolitana, regione, università pubbliche. Ad esempio, io e la mia socia di studio, Chiara Cracolici, facciamo parte, come vi diceva stamattina la professoressa Gardella, dell'organismo di composizione della crisi costituito dal comune di Villa Stellone. In questo caso noi siamo iscritti nella sezione B del registro. Quindi, registro ministeriale, sezione A, sezione B. All'interno di ciascuna sezione ci sono poi gli elenchi dei gestori della crisi, perché nell'ambito degli organismi di composizione della crisi lavorano i professionisti che si chiamano gestori della crisi. Quindi l'organismo è l'entità, il gestore della crisi è il professionista che lavora all'interno dell'organismo di composizione della crisi. Qual è fondamentalmente la differenza? Nella sezione A vi ho detto ordini professionali, segretariato sociale, gli organismi di conciliazione presso la Camera di Commercio. Nella sezione B, comuni, province, città metropolitane, regioni, università pubbliche. La differenza sono i requisiti richiesti, che mentre nella sezione A sono iscritti di diritto, quindi un ordine professionale può iscriversi di diritto, nella sezione B invece, diciamo, ci si iscrive a domanda, quindi sarà poi il Ministero a dover valutare l'iscrizione. Entrambi presuppongono l'esistenza del seguente organigramma. Esiste un referente, quindi magari il 13 dicembre conoscerete il referente del nostro organismo di composizione della crisi. Il referente altro non è che il coordinatore dell'organismo di composizione della crisi, colui che coordina e dirige l'organismo di composizione della crisi e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi. Mi seguite? Il debitore va all'organismo di composizione della crisi, prende l'appuntamento con il referente fa una valutazione della pratica e conferisce l'incarico al gestore della crisi. Gestore della crisi che è il professionista che lavora materialmente la pratica, che farà l'atto principale e la relazione che si depositeranno in tribunale. Ok? L'entità e l'organismo.
Quindi quando voi il 13 dicembre conoscerete questi attori avrete la Fondazione Antiusura che appunto aiutano nella rete, come vi ho detto, la Fondazione La Scialuppa e la San Matteo, e magari verrà anche il referente del nostro organismo di composizione della crisi e quindi lui è il coordinatore dell'organismo e noi abbiamo una rete insieme. Quindi organismo entità, il referente il coordinatore e il referente conferisce gli incarichi ai gestori della crisi. I gestori della crisi sono coloro i quali svolgono la prestazione inerente alla gestione della crisi del sovraindebitamento, quindi svolgono questa funzione di ausilio del debitore nella predisposizione della domanda e nella presentazione della procedura in tribunale e poi anche vigilano sulla corretta esecuzione della procedura laddove omologata. Poi un organismo può avere un organigramma poi abbastanza vasto, per esempio ci può essere una segreteria amministrativa, la segreteria amministrativa è chi prende le telefonate e valuta un po' se le domande sono ammissibili, magari facendoti due o tre domande veloci. Ci può essere un coordinatore scientifico, il coordinatore scientifico è colui il quale verifica appunto l'assolvimento degli obblighi formativi da parte dei gestori della crisi. Ci può essere un consiglio direttivo può essere un organo che svolge una funzione di ausilio del referente nel prendere le decisioni. Ad ogni modo, che voi sappiate che esiste l'organismo, il referente, i gestori della crisi. Punto. Questi sono gli organi necessari. Ci possono essere poi tutti gli organi eventuali che ogni regolamento può ovviamente introdurre, come può essere un ausiliario, come può essere un vice referente, come può essere qualsiasi persona. Il referente considerate che deve essere una persona fisica indipendente, quindi non può essere una società. Se per esempio voi vi costituiste in società non potete fare il referente. Il referente deve essere una persona fisica che dirige, coordina l'organismo e conferisce gli incarichi tra i gestori della crisi. Il gestore della crisi deve essere... Allora, chi deve essere un gestore della crisi? Chi può fare il gestore della crisi? Su questo è un punto interessante, ragazzi, perché il gestore della crisi deve essere un laureato in scienze economiche e giuridiche, laurea magistrale, perfetto, questa ce l'avrete. Poi deve partecipare, attenzione, perché non è scritto che deve essere per forza un avvocato, un commercialista, un notaio. Può essere un avvocato, un commercialista, un notaio, ma può anche non esserlo. Facciamo le due ipotesi. Se fosse un avvocato, un commercialista notaio, cosa deve fare? Deve fare un corso di 40 ore di formazione e deve aggiornarsi ogni 2 anni con un altro corso di 40 ore, fine delle trasmissioni. Se invece fosse un semplice laureato, quindi non ancora avvocato, commercialista notaio, qual è il semplice laureato? Magari il praticante, ok? Quindi magari chi ha preso la laurea e chi magari dice no, adesso non ho superato l'esame oppure non l'ho ancora superato e tutto, cosa serve? La laurea che avete. Due, un corso non più di 40 ore ma di 200 ore, e tra l'altro un corso organizzato dall'università, un tirocinio di almeno 6 mesi presso un organismo di composizione della crisi, presso un curatore fallimentare, comunque un tirocinio, e poi un aggiornamento biennale di altre 200 ore. Quindi in realtà considerate, anzi no, aspettate un attimo, perché forse secondo me l'aggiornamento biennale, questo ve lo voglio dire bene, secondo me l'aggiornamento biennale invece è comune e l'aggiornamento biennale invece è di sempre 40 ore. In ogni caso, quello che a voi interessa è capire che praticamente per entrare in un organismo di composizione della crisi, se siete avvocati, commercialisti o notai, a quel punto praticamente entrate con un corso di 40 ore e poi con un aggiornamento che fate in 2 anni con altre 40 ore. Se siete dei laureati, non ancora avvocati, commercialisti o notai, invece dovrete fare questo corso di 200 ore, più il tirocinio di 6 mesi e più questo aggiornamento biennale che adesso comunque vi dico perché mi interessava, credo sia comunque di 40 ore questo in realtà, forse non è di 200, ma adesso ve lo dico subito perché è interessante capirlo qual era l'impegno che ovviamente viene richiesto al gestore della crisi. Un'altra cosa, attenzione, allora ci sono, vediamo un po', gestore della crisi, eccolo qua. Allora, no, 40 ore, perfetto, quindi praticamente è l'aggiornamento biennale di 40 ore anche se siete studenti universitari, cioè studenti universitari, laureati ovviamente, non ancora avvocati, commercialisti, notai. Un'altra particolarità è che voi come avvocati, commercialisti, notai potete iscrivervi in ogni organismo.
di sezione A o di sezione B. Se invece non siete avvocati commercialisti notai, ma siete laureati, non ancora avvocati commercialisti notai, potete iscrivervi solo negli organismi di sezione A. Non chiedetemi il perché, ma così dice la legge. Quindi solo negli organismi ordinistici, ordini professionali, segretariato sociale e camere di commercio, non quelli comunali. Quindi per iscrivervi, per esempio, nella Rinascita degli Onesti, che quella è il comune di Villa Stellone, dovete essere avvocati commercialisti notari. Un altro punto però, attenzione, che cambia. Se si è gestore della crisi in un organismo di sezione A, quindi ordini professionali, camere di commercio, segretariato sociale, potrete iscrivervi anche contestualmente in altri organismi sempre di sezione A. Quindi Camera di Commercio di Novara e contestualmente Ordine degli Avvocati di Novara. Se però invece siete in un organismo di sezione B, avete purtroppo, non so perché, un vincolo di esclusività, vale a dire che voi potete svolgere la funzione di gestore della crisi solo in quello specifico organismo. Non potete farlo in nessun altro organismo, neanche di sezione B. Noi che facciamo parte di questo organismo del comune di Villa Stellone con Città Metropolitana di Torino, possiamo solo svolgere le funzioni lì. Magari un nostro amico e collega che è ordine professionale può andare in dove vuole, sempre però in sezione A, non sezione B, perché se vai nella sezione B poi vieni attratto da quella clausola di esclusività della prestazione nell'ambito della sezione B. Ovviamente serve una polizza professionale di circa, voi immaginate, di 1 milione di euro, perché ovviamente il premio ovviamente viene circa 1.000 euro per l'organismo, però comunque il massimale deve essere di circa 1 milione di euro per tutti i danni in sede civile che potrebbero causare la prestazione di gestione della crisi a sovraindebitamento. Quindi questi sono gli organismi, questi sono i gestori della crisi. La prestazione ovviamente del gestore della crisi è personale, quindi in questo caso può avvalersi degli ausiliari, ma comunque il gestore della crisi deve comunque svolgere la sua prestazione da solo, cioè da solo nel senso personalmente deve firmarla da solo. È ovvio che se uno dei collaboratori, io e Chiara per esempio, le facciamo tutte insieme le procedure, ci dividiamo le parti del ricorso, io e la collega Cracolici, però questo comunque non toglie che se la procedura è assegnata a me la firmo io, se è assegnata a Chiara la firma Chiara. Quindi questo è un po' come funziona, diciamo, l'architettura della cosa. Poi considerate ancora che l'organismo di composizione della crisi quindi gestisce dall'alfa all'omega la procedura di sovraindebitamento. Quindi questo è praticamente l'architettura dell'organismo di composizione della crisi. Ok? Quindi voi, quindi all'incontro del 13, conoscerete le fondazioni in chiusura che, come vi ho detto, possono aiutare a risolvere la situazione di sovraindebitamento o da sole, oppure se non sufficienti, in collaborazione con l'organismo. L'organismo è quello. Quindi se qualcuno vi dice, ho letto su internet che c'è questo organismo che è un SRL, non è possibile, perché gli organismi sono solo i soggetti indicati dal decreto ministeriale 202 del 2014 e sono quelli che vi ho indicato. Ribadisco e lo ripeto giusto per informativa, possono essere comuni, province, regioni, città metropolitane, università pubbliche, quindi anche un'università privata non può esserlo, ordini professionali anche associati tra di loro, di avvocati, commercialisti e notai, camere di commercio, organismi di conciliazione presso la camera di commercio e segretariato sociale. Questi sono i soggetti che possono costituire gli organismi di composizione della crisi. Svolgono questa funzione di ausilio del debitore, dall'alfa all'omega, fino alla fine della procedura. Quindi, nel nostro organismo, come è strutturato il nostro organismo? Il nostro organismo ha un referente, quindi il debitore telefona, prende un appuntamento col referente, il referente fa compilare al debitore un questionario, il questionario tendenzialmente serve a noi per avere una traccia di quelli che sono i debiti, la situazione patrimoniale, la situazione reddituale, tendenzialmente un po' quelli che sono gli elementi previsti dalla legge per la costruzione della nostra procedura, ok? Quindi, una volta fatto questo, considerate che noi abbiamo ovviamente il nostro questionario, il referente ritiene che la pratica sia ammissibile, chiede al debitore il versamento di un acconto sul compenso. A questo punto il referente, una volta versato l'acconto e firmato il mandato da parte del debitore, conferisce l'incarico al gestore della crisi. Il nostro organigramma prevede la gestione collegiale. Noi siamo sempre, per ogni procedura, due gestori della crisi, un avvocato e un commercialista. L'avvocato, per esempio, io o Chiara, che ci occuperemo di predisporre insieme al debitore
il piano del consumatore, l'accordo di composizione della crisi o la domanda di liquidazione, l'altro gestore, e noi ci chiamiamo gestore della crisi consulente del debitore, e poi ci sarà l'altro gestore della crisi che si chiama attestatore, che si occuperà invece di redigere la relazione particolareggiata. Quindi abbiamo due funzioni distinte, e questo per far sì di non incorrere in potenziali situazioni di conflitto di interessi. Il gestore della crisi, considerate che deve essere indipendente dal debitore, nel senso che se io avessi dei rapporti personali o professionali con il debitore, anche tramite la mia associazione professionale, non posso prendere l'incarico. Devo essere indipendente, nel senso che se voi foste miei clienti e poi ovviamente veniste all'organismo di composizione della crisi, non potreste essere seguiti da me come gestore della crisi, perché io devo essere indipendente e non lo sono. La situazione di conflitto interessi di cui vi parlo, che ovviamente viene meno nell'ipotesi di composizione collegiale dei gestori della crisi, è questa. Ipotizzate il debitore. Allora, io oggi vi ho dato una carrellata di informazioni, giusto? Ipotizzate il debitore pensionato che magari ha fatto il falegname tutta la vita, ok? Vi vedete praticamente il debitore pensionato falegname che riesce praticamente a fare una proposta di accordo di composizione della crisi suddividendola in classi e poi falcidiando i crediti privilegiati con la moratoria annuale? No. Quindi questo perché ve lo dico? Perché a questo punto avere... Questo cosa significa? Che ovviamente questo pensionato dà praticamente l'incarico al gestore della crisi di fare tutto. Però cosa abbiamo? Abbiamo a questo punto un gestore della crisi che non soltanto fa il piano, ma se lo attesta pure. Perché ovviamente il gestore della crisi nella relazione deve anche attestare la fattibilità del piano. Però capite il conflitto di interessi, vero? Cioè io faccio il piano e me lo attesto da solo? Ovviamente non avrebbe senso, cioè io non posso, è ovvio che attesterò sempre che è fattibile un piano che mi sono scritto io. Quindi noi come organismo abbiamo deciso di fare una composizione collegiale, ok? Collegiale, un gestore consulente del debitore che aiuta il debitore nella predisposizione del piano e un gestore della crisi attestatore che invece ovviamente farà questa relazione in modo tale che noi presentiamo e lui attesta. Ovviamente questo non è necessario nell'ipotesi in cui il debitore venga insieme ad un avvocato, un advisor. In questo caso non sarà necessario, perché vi dico questo, perché l'advisor ovviamente predisporrà lui il piano che presenterà al gestore della crisi, che avrà solo da fare la relazione. Quindi si potrà saltare la fase della redazione del piano, che tendenzialmente ovviamente farà l'advisor attraverso il debitore, attraverso diciamo la persona. L'advisor comunque sappiate che è una figura che non è essenziale, cioè mentre voi conoscete bene l'articolo 82 del codice di procedura civile, che ovviamente prevede che il difensore è sempre necessario, in queste procedure il difensore non è obbligatorio, il soggetto obbligatorio è solo l'organismo di composizione della crisi. Senza quello non si può andare. Se io mi presento in tribunale senza la relazione dell'organismo di composizione della crisi, il ricorso viene rigettato, perché ovviamente io devo avere la relazione dell'organismo di composizione della crisi come soggetto necessario del procedimento. Vi ricordate anche quando studiavate in procedura civile quelle cause dove era necessario l'intervento del PM? Ecco bene, è la stessa cosa qui. Qua l'intervento necessario è quello dell'organismo di composizione della crisi, che deve avere un ruolo attivo nell'ambito della procedura. Quindi questi sono i soggetti e questi sono gli attori di cui vi ho parlato. Con il codice della crisi le procedure in realtà cambiano nome. In realtà si parlerà di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non si parlerà più di accordo di composizione della crisi ma di concordato minore, non si parlerà più di liquidazione del patrimonio ma di liquidazione controllata del sovraindebitato. E ovviamente poi si manterrà l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Le procedure saranno sempre simili a quelle che già conoscete, seppur con qualche differenza. La differenza fondamentale è che non sarà più possibile per il consumatore fare un accordo di composizione della crisi, ma al consumatore, ecco qui sì, sarà dedicata la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il consumatore potrà fare solo quella. Il concordato minore, esattamente come il concordato preventivo, sarà dedicato solo all'imprenditore. La liquidazione del contratto e sovraindebitato invece sarà dedicata a tutti. Ovviamente questa procedura rispetto alla liquidazione del patrimonio che conosciamo oggi non durerà più 4 anni ma 3 anni
e porterà non a una esdebitazione farraginosa come quella di oggi, ma a una esdebitazione di diritto. Quindi in realtà voi dovete considerare che in realtà la procedura si snellisce, il codice della crisi va in una direzione che è quella concordataria, una direzione conservativa che vede la liquidazione del patrimonio come un'extrema ratio. Questa è un po' la finalità che cerca di assolvere il codice della crisi. Il codice della crisi che ovviamente prende spunto dalla direzione, dalla direttiva del 2019, la direttiva europea, la nota direttiva europea appunto sulle procedure di ristrutturazione, no? Sulla ristrutturazione appunto già la stessa Europa dice che la finalità deve essere ristrutturare, la finalità deve essere conservare, non deve essere liquidare. Non è un caso infatti che scompare la terminologia fallimento, se ci pensate, viene sostituita con la terminologia liquidazione giudiziale, ma non solo. L'ultimo decreto legge che è stato adesso approvato, il 118 del 2021, quello appunto sul il decreto legge ristori, ne avrete sentito parlare, ha introdotto una figura del cosiddetto esperto indipendente. L'esperto indipendente è un soggetto che si occuperà di addirittura di avviare ancor prima di una procedura concorsuale, e questo varrà anche per le procedure di sovraindebitamento, una composizione negoziata della crisi, cioè farà il negoziatore. Cioè noi stiamo andando verso le direzioni di negoziazione, di conservazione, prima ancora addirittura qua di una de-giurisdizionalizzazione, sì, comunque cercare appunto, sarà sempre meno giurisdizionale la procedura. Sì, mi veniva tipo, sembrava quasi supercalifragilistica e spiralidoso, ma l'abbiamo detto, avete capito il concetto. Si diventerà sempre meno giurisdizionale la procedura, quindi avremo una procedura sempre meno liquidatoria e sempre più conservativa e concordataria. Avremo sempre una procedura meno giurisdizionale, perché con l'introduzione di questa nuova figura che è stata introdotta recentemente, dell'esperto negoziatore, voi avrete una figura in più. Quando il debitore è imprenditore, questo vale per l'imprenditore ovviamente, non per il consumatore, l'imprenditore andrà all'organismo di composizione della crisi, potrà chiedere ancor prima della procedura di accordo, potrà chiedere questa composizione negoziata della crisi, e solo nell'ipotesi in cui non dovesse funzionare si accede alla procedura giurisdizionale. Vedete come si sta evolvendo la cosa, no? Quindi conservazione da un lato, quindi conservativa e meno liquidatoria, e poi soprattutto addirittura negoziazione degiurisdizionalizzata rispetto a una procedura invece giurisdizionale. Questi un po' sono i due cardini, i due fondamenti. Ora proviamo adesso, voglio fare la prova di condividere lo schermo. Vediamo un po' desktop, vediamo un po' che cosa succede. Consenti a Zoom, apri, vediamo un po' se riesco a condividerlo, così vi faccio vedere. Allora, vediamo un po', privacy, in generale, chiedo password 5 minuti. Ok, vediamo un po', scusate, devo mettere la password, vediamo un po' se si riesce. Allora. Voi lo vedete, io no, non lo vedete, vero? No. Chiedi password, firewall, no, Mattia firewall, privacy, Zoom, eccolo qua, benissimo. Ah no, non si può, va bene. Ditemi un po' se si riesce a condividere. Ah, eccolo qua, ci sono. Ok, benissimo, ce l'abbiamo fatta. Lo vedete, vero? Dovreste riuscire a vederlo. Io però volevo vedere anche la chat, se mi fate delle domande. Ma voi cosa state vedendo? Lo state vedendo male? Lo state vedendo bene? Si vede, perfetto, benissimo. Sì, si vede. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, procediamo così. Adesso vi facciamo vedere che cosa abbiamo fatto, che cosa abbiamo preparato io e Chiara in questi ultimi 45 minuti. Allora, quando vi ho detto procedura di piano del consumatore, siete pronti? Allora, vediamolo insieme. Allora, considerate che, volevo solo dirvi una cosa, ho messo lo schermo intero, quindi non vedo la chat, quindi per qualsiasi domanda, no, scrivetemi in chat, prendete pure tranquillamente la parola e parlate, perché purtroppo non riesco a vederlo. Allora, partiamo praticamente da quello che vi ho detto. Cosa abbiamo fatto noi? Allora, un piano del consumatore. Il piano del consumatore come si imposta? In alto a sinistra mettete il classico timbro, ovviamente, perché, e in alto a destra, guardate questo è il logo della Rinascita degli Onesti. Noi abbiamo scelto come organismo di composizione della crisi il logo di una fenice. Ritenevamo ovviamente che la fenice fosse un simbolo di rinascita, di resilienza, e quindi abbiamo ritenuto che fosse comunque, diciamo, un bel,
un bel timbro da quel punto di vista. Si inizia ovviamente l'atto con l'indicazione del tribunale territorialmente competente e in questo caso diciamo l'abbiamo inserito. Continuiamo con la sezione, il tribunale di Torino, come sapete o forse non lo sapete, è diviso in sezioni. La sezione che si occupa del fallimentare da noi è la sesta. Il nome dell'atto, proposta di piano al consumatore e ovviamente gli articoli di riferimento, articoli 7 e seguenti della legge 3 del 2012 SMI, inteso come successive modifiche e integrazioni. Quindi ovviamente faccio riferimento, come vi ho detto stamattina, al decreto legge 179 del 2012 e poi successivamente al decreto legge 137 del 2020 convertito dalla legge 176 del 2020. Adesso iniziamo la nostra epigrafe con le generalità dei debitori. In questo caso abbiamo scelto una procedura familiare. Procedura familiare, ricordatevi, ovviamente disciplinata dall'articolo 7 bis della legge 3 del 2012. Ricordatevi che i componenti della stessa famiglia abbiamo visto chi sono: coniugi, parenti entro il quarto, affini entro il secondo grado, conviventi e parti dell'unione civile. Ricordatevi che devono essere o conviventi e i familiari oppure sovraindebitamento da origine comune. Ricordatevi masse attive e passive distinte e che quindi praticamente se non fossero entrambi consumatori si sceglie l'accordo di composizione della crisi. In questo caso specifico sono entrambi consumatori. Partiamo da Mario Rossi, nato a il codice fiscale, residente, via. Cristina Verdi, nata a il codice fiscale, residente, via. Poi mettiamo ovviamente che sono entrambi domiciliati. Nell'ambito della presente procedura, diciamo presso lo studio dei gestori della crisi, in questo caso siamo sia io che Chiara Cracolici. Ovviamente ricordatevi che a livello di processo civile dovete sempre indicare con riferimento anche, vabbè, questo non è previsto per i gestori della crisi, ma noi lo inseriamo un po' per, diciamo, per validità dell'atto, un po' in applicazione di quelle che sono le disposizioni generali del codice di procedura civile. Quindi il numero di fax, la PEC e il codice fiscale dell'avvocato, idem come sopra. Nominati entrambi dall'organismo di composizione della crisi istituito quale articolazione interna del Comune di Villa Stellone, denominato la rinascita degli onesti, iscritta al numero 21/2021 del registro di composizione. Sì, perché considerate che il nostro organismo, come tutti gli organismi, devono avere anche un registro delle procedure trattate. Questa, ad esempio, possiamo chiamarla la 21 del 2021, cioè nel senso del 2021 è la 21esima procedura che si è ovviamente presentata all'organismo. E questo ovviamente sarà, diciamo, contraddistinta dall'allegato A. All'allegato A noi inseriremo tre atti. Quali sono gli atti? Ovviamente sono l'istanza del debitore all'organismo di composizione della crisi, quindi il conferimento del mandato dal debitore all'organismo. Poi avremo praticamente la nomina che il referente ha fatto dei gestori della crisi, quindi il conferimento dell'incarico del referente a noi gestori della crisi. Considerate che il referente deve anche formulare una dichiarazione che l'organismo non si trova in conflitto di interessi rispetto alla procedura. E poi ovviamente i gestori della crisi dovranno accettare l'incarico, quindi gli viene conferito, ricordate, debitore, organismo. Referente, che è il referente dell'organismo, gestore della crisi. I gestori della crisi dovranno accettare l'incarico e rendere anche la cosiddetta dichiarazione di indipendenza, cioè devono dire che sono indipendenti rispetto al debitore da rapporti di natura professionale e personale. E questi sono i ricorrenti. Andando avanti, ovviamente abbiamo fatto delle premesse. Le premesse di fatto ricalcano quelli che sono i presupposti di accesso alla procedura. Ok, quindi come stamattina vi ho detto, il presupposto oggettivo, il presupposto soggettivo e i presupposti di ammissibilità. Partiamo dai presupposti di ammissibilità. I ricorrenti, premesso che non sono soggetti alle procedure concorsuali previste all'articolo 1 Regio Decreto 267/42, quindi dalla legge fallimentare, essendo consumatori ai sensi dell'articolo 6,2 lettera B legge 3 del 2012, agendo per scopi estranei l'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana, professionale eventualmente svolta. Quindi vedete che abbiamo detto che sono consumatori, quindi presupposto di natura soggettiva, ma anche al contempo presupposto di ammissibilità di quell'articolo 7,2 lettera A. Ricordate, non essere soggetti a procedure concorsuali diverse. Articolo 7,2 lettera B, ricordatevi, non hanno fatto ricorso nei precedenti 5 anni a una procedura di composizione della crisi del sovraindebitamento ex legge 3 del 2012. Quindi di nuovo, ricordatevi che aver fatto ricorso negli ultimi 5 anni significa non aver beneficiato degli effetti pieni e sdebitatori della procedura.
Poi, non aver subito, e qui siamo alla lettera C sempre dell'articolo 7,2, per causa loro imputabili di uno dei provvedimenti di quegli articoli 14 e 14 bis, cioè quei provvedimenti negativi di cui vi parlavo, vale a dire la risoluzione all'annullamento dell'accordo di composizione della crisi una volta omologato, non ancora sdebitato, e dall'altro la revoca e la cessazione di effetti dell'omologazione del piano del consumatore. Non aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ricordatevi che era quel nuovo requisito, quel massimo dei massimi, e poi a questo punto partiamo con questo, ne scriviamo che c'è stato un sovraindebitamento, lo scriviamo così, che si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per fare fronte, che non rende possibile l'adempimento delle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite. Quindi stiamo di fatto, diciamo, un po' riportando quello che era il requisito del sovraindebitamento. Scriviamo un po' quali sono le ragioni del sovraindebitamento e quindi facciamo fare ai debitori, giusto per responsabilizzarli, una relazione che alleghiamo come allegato B. In questa relazione però ovviamente ci richiamiamo sempre anche alla relazione del gestore della crisi attestatore. Ricordatevi quella relazione appunto dove noi dicevamo che cosa succedeva, e qua scriviamo ovviamente la relazione del nostro amico commercialista dottor Pietro Giano, e con una formula di stile richiamiamo integralmente e diciamo anche che costituisce parte integrante del presente ricorso, perché ricordatevi che la relazione del gestore della crisi attestatore, in realtà per come lo chiamiamo noi, è un allegato al ricorso nostro. E quindi concludiamo dicendo che essendo in presenza di un sovraindebitamento, sensi dell'articolo 6,2 lettera A, i ricorrenti con l'ausilio, perché ricordatevi che l'organismo di composizione della crisi, cioè il referente, ci sono il gestore della crisi, consulente, attestatore, svolge una funzione di ausilio del debitore, questo ve lo dice la legge, ok? Cosa fanno? Insieme, quindi con l'ausilio di questi gestori della crisi, consulente e attestatore, entrambi nominati da referente della rinascita degli onesti, ricordatevi sempre organismo e composizione del comunale di gestione. Perché scrivevamo questo? Perché in realtà il decreto ministeriale, anzi c'è un pezzo pure addirittura che manca, perché in realtà il decreto ministeriale 102 del 2014 dice che in ogni atto e nelle forme di pubblicità consentite voi dobbiate sempre indicare, oltre al nome dell'organismo, anche da chi è stato costituito, che sia un ordine, che sia un comune, che sia una provincia, e poi anche il numero di iscrizioni. In questo caso manca, il nostro considerate che era uno dei primi, era il 54 del 2016, quindi noi ci siamo già costituiti, stiamo continuando a lavorare con questo organismo dal 2016, siamo il numero 54 del registro nazionale, adesso considerate che ce ne sono più di quasi 300, quasi 281 se non ricordo male. E quindi questi ricorrenti presentano. Perché i ricorrenti? Perché sono sempre i ricorrenti debitori a presentare, no? La seguente proposta di piano del consumatore secondo il seguente schema. Come vi ricordate, io oggi vi ho detto che l'articolo 9,1 indica, all'articolo 9,1 e 9,2 indica quali sono gli elementi che deve avere la proposta di piano del consumatore, cioè oltre alla proposta vera e propria, cioè cosa vado a offrire ai creditori, che noi tendenzialmente per logicità mettiamo in fondo, in realtà vedete che devono esserci gli elementi. Quindi nella parte in premessa di fatto noi stiamo dichiarando e dimostrando che sono soddisfatti il presupposto di natura oggettiva sovraindebitamento, presupposto di natura soggettiva la natura di consumatore, quindi soggetto debitore non soggetto ad altre procedure concorsuali, e presupposti di ammissibilità di quell'articolo 7,2 lettera A, B, C, D, eccetera. Mancherebbe il presupposto del fatto che il sovraindebitamento non è stato determinato con colpa grave ma la fede o frode, è una formula di stile, ma comunque questo viene già, se ci pensate, ben articolato nella relazione del gestore della crisi attestatore, perché comunque laddove nei capitoli legati alle cause di indebitamento, alla diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni e alle ragioni del sovraindebitamento. Ad ogni modo, cosa dovevamo indicare, se vi ricordate bene? Allora, innanzitutto l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco dei beni dei debitori, gli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni, le dichiarazioni redditi negli ultimi 3 anni, la composizione del nucleo familiare dei debitori, lo stato di famiglia, le spese necessarie al sostentamento dei debitori. Noi aggiungiamo anche eventuali redditi percepiti, perché uno potrebbe non essere solo un lavoratore dipendente o un pensionato, ma potrebbe anche essere proprietario di una casa
che affitta, e quello è un reddito, quindi oltre ad avere magari il reddito a pensione potrebbe anche avere una rendita, no? Una rendita come potrebbe essere un canone di locazione, potrebbe essere magari una rendita perpetua come assicurazione, non si sa, e noi lo scriviamo. Indichiamo la ricostruzione della posizione fiscale, come vi dicevamo, con indicazione di eventuali contenziosi pendenti. Inseriamo una dichiarazione di ricorrenti. Questa dichiarazione in realtà non ha nessun valore, però serve psicologicamente per responsabilizzare i debitori. Come vedrete dal contenuto della dichiarazione, questa dichiarazione in realtà serve, il contenuto di questa dichiarazione è che i debitori, per quanto a loro conoscenza, non hanno ulteriori debiti o posizioni creditorie o beni oltre a quelli indicati nella proposta di piano del consumatore. Lo fanno sotto propria responsabilità. Quindi molti, quando leggono questa dichiarazione a firmare, ovviamente dicono: no, ma aspetti, in realtà mi ero dimenticato il mio vicino di casa a cui dovevo 10.000 euro. Bella dimenticanza, no? Vabbè. In ogni caso, quindi lo dividiamo molto in modo schematico e per capitoli. Allora, nell'indicazione dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, ricordate che l'articolo 7 bis, come vi avevo detto, dice che i debiti devono essere, le masse passive devono essere distinte, quindi in realtà ognuno ha i propri debiti, quindi scriveremo i debiti di Mario Rossi e scriveremo i debiti di Mario e di Cristina Verdi. Per quanto riguarda i debiti, come li ricostruiamo? Facendo noi gestori della crisi delle richieste di precisazione del credito. Una volta che ci è stato conferito l'incarico, abbiamo accettato l'incarico, scriviamo ai creditori che ci vengono dichiarati e poi soprattutto dei creditori generici, generali, che sono principalmente gli enti fiscali, può essere un comune di residenza, la regione di riferimento, l'agenzia di entrata e riscossione e quant'altro, e scriviamo a questo punto dicendo: si sono rivolti i signori all'organismo di composizione della crisi, intendono presentare una procedura di sovraindebitamento, vogliate specificarci se ci sono crediti sì o no e se sono chirografari o privilegiati entro un determinato termine. Considerate che gli enti fiscali hanno per legge un termine di 30 giorni per risponderci, però noi abbiamo un termine di 7 giorni per inviarvi la richiesta. Questa è un po' una novità normativa. Ad ogni modo, Mario Rossi non ha debiti con l'agenzia delle entrate e riscossione, ne mettiamo quindi il nome del debitore, il nome del creditore, la tipologia del credito, il debito residuo e poi anche il cosiddetto debito accertato all'attestatore. Sì, perché in realtà essendo due professionisti che lavorano, quindi noi come consulenti e poi l'attestatore potrebbe dire: no, ma io penso che quello sia prescritto, quell'altro in realtà sia chirografario anziché privilegiato, quindi noi mettiamo sempre questa cosiddetta quinta colonna. Ma giusto per completezza, se il gestore della crisi fosse uno, evidentemente la quinta colonna non ci sarebbe, ok? Quindi alla data del non risulta in posizione debitoria a carico del ricorrente, utilizzando delle formule abbastanza generali, nel senso che noi prendiamo la presentazione del credito che loro ci inviano, scriviamo a quale data, se ci sono debiti o se non ci sono, andiamo avanti così a scalare. Agenzia entrate e riscossione, agenzia entrate, noi per esempio, sulla regione Piemonte c'è la Soris in realtà è il riscossore dei bolli auto e poi il riscossore di alcuni tributi comunali, di alcune multe in alcuni comuni, però per la regione di riferimento mi interessa questo. La regione invece si occupa della riscossione dei bolli. Chiediamo anche all'INPS e all'INAIL, perché all'INPS ci potrebbero essere dei contributi previdenziali non pagati, se uno è un lavoratore autonomo, un professionista, un imprenditore, ma potrebbero esserci anche contributi di lavoratori non pagati, nel senso che uno potrebbe avere una colf, una badante, una babysitter e non averle pagato i contributi, e questo è un debito. Oppure potrebbero esserci dei piccoli prestiti fatti con l'INPS non pagati. Oppure potrebbero esserci dei contributi previdenziali magari calcolati male dal datore di lavoro, in pensione presi, indebitamente presi, che devono essere restituiti e così via. L'INAIL, se uno è un imprenditore, potrebbero esserci dei premi assicurativi non pagati. La Camera di Commercio di riferimento, se uno è un'impresa o ce l'ha avuta, potrebbero esserci dei diritti annuali. Allora, quando sei iscritto in Camera di Commercio, registro imprese, devi pagare il cosiddetto diritto annuale, cioè ogni anno devi pagare una sorta di tassa di iscrizione. Non sono tante lire, però molti non la pagano e quindi magari ci potrebbero essere. Poi ovviamente scriviamo quali sono i debiti, magari le banche, in questo caso abbiamo, come vedete, delle banche, vedete qua abbiamo scritto sia quarta che quinta colonna, no? Vedete la terza colonna, c'è scritto alla data del, in capo al ricorrente risulta una posizione debitoria così ripartita, abbiamo un contratto di apertura di linee di credito, abbiamo un finanziamento e quant'altro. Noi abbiamo scritto
Quello che ci ha indicato il creditore, vedete che invece l'attestatore nella quinta colonna ha cambiato la cifra perché ritiene, sulla base dei suoi calcoli, che l'importo sia diverso. Questa banca, per esempio, si è rivolta a un avvocato ed è rappresentata dall'avvocato. Abbiamo poi la banca Y, abbiamo la banca Z e quant'altro. E abbiamo scritto il totale dei debiti personali di Mario Rossi. Facciamo la stessa operazione con Cristina Verdi. I debiti personali, ok? Debiti personali di Cristina Verdi, sempre gli enti fiscali, sempre le banche ovviamente, e poi i debiti cointestati. Allora, sui debiti cointestati vi faccio un discorso molto sereno. Allora, i debiti cointestati come si mettono? Non si mettono divise a metà, ma visto che le masse devono essere distinte, passive, dovrete considerare nella vostra proposta il debito cointestato al 100% per Mario Rossi e al 100% per Cristina Verdi. Non dovete dividere a metà. È un errore, vi spiego perché. Perché se il debito è solidale, e quindi l'obbligazione non è parziale, significa che tra di voi internamente è parziale, ma il creditore avrà diritto a chiedere l'intero a ogni singolo debitore. Ok? Adesso in questa colonna ovviamente lo mettiamo per pulizia, per trasparenza. In questo modo scriviamo quali sono i debiti cointestati, però nella somma finale, nel riepilogo, metteremo i personali cointestati di Mario Rossi e i personali cointestati di Cristina Verdi. Tutto ovviamente deve essere documentalmente dimostrato perché vige anche nelle procedure di sovraindebitamento l'onere della prova, ok? Questo è importante perché anche in questo caso vige l'onere della prova e voi dovete capire che quindi dobbiamo allegare tutte le precisazioni del credito, vedete che abbiamo richiesto, abbiamo ottenuto, e poi all'allegato 14, come vedete, alleghiamo tutta una serie di misure bancarie, nel senso che il debitore mi dichiara tutta una serie di debiti, ma potrebbero non essere tutti. Per verificare che quello che mi ha dichiarato il debitore è vero ed è attendibile, io gestore della crisi ho l'onere di fare tutta una serie di misure. Quelle che vi ho scritto io, che sembrano degli acronimi strani, sono CAI, sta per Centrale di Allarme Interbancaria. È un registro che viene tenuto presso la Banca d'Italia e contiene tutte le segnalazioni del debitore per 6 mesi, in caso di assegni scoperti, carte di credito revocate e così via. CR sta per Centrale dei Rischi, è sempre un registro tenuto presso la Banca d'Italia e indica e contiene tutte le posizioni in sofferenza del debitore. In sofferenza significa tutti i debiti non pagati con le banche finanziarie. CRIF e CTC sono invece delle banche dati che hanno creato le banche e sono delle banche dati in cui sono segnalati tutti i debiti, anche se regolarmente pagati, da parte del debitore. Ma giusto per avere un'informativa, cioè sono tutte quelle misure che uno fa per cercare di capire se il debitore è già esposto con banche finanziarie, ma anche se regolare, giusto per non dargli troppi finanziamenti. Però io così ho la contezza di capire tutto. Facciamo poi una misura protesti in Camera di Commercio, per capire se ci sono degli assegni scoperti, perché se ci sono degli assegni scoperti sono due tipologie di posizione debitoria. Una posizione debitoria con un creditore che ovviamente ha questo assegno scoperto e non ha avuto i suoi denari. E una posizione debitoria con la prefettura, perché ricordatevi che la disciplina in materia di assegni e cambiali scoperti non prevede più l'applicazione di un reato, ma prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che è erogata dalla prefettura. E quindi questo è un debito. E poi chiediamo anche l'anagrafe dei rapporti bancari e finanziari. Allora, voi non so se lo sapete, ma l'Agenzia delle Entrate ha tutto registrato, tutti i nostri conti correnti e tutto quanto. Quindi quando noi facciamo questa richiesta, e lo facciamo con un provvedimento che è molto simile a quello di quel 492 bis del Codice Procedura Civile, quindi è un provvedimento che ci autorizza, un provvedimento tribunalizio che ci autorizza l'accesso alle banche dati, ci autorizza anche a ottenere questa anagrafe dei rapporti bancari e finanziari tenuta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente. Questa anagrafe contiene tutti gli elenchi dei rapporti di conti correnti e rapporti finanziari. Questo ci dà un'altra contezza. In questo modo, con i documenti legati alle precisazioni del credito e a queste misure, io ho ricostruito tutte l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute. Passiamo all'indicazione dei beni dei debitori. Come vi ho detto oggi, stamattina e oggi pomeriggio, noi dobbiamo indicare i beni immobili
ovviamente sempre di visione, e delle masse passive e attive, e in questo caso un attivo. Il ricorrente Mario Rossi non è proprietario di beni immobili perché la casa è intestata a Cristina Verdi. Descriviamo bene l'immobile, ovviamente in questo caso ci facciamo aiutare dalla nostra visura catastale nominativa su base nazionale, il catasto, altro non è che il registro tenuto sempre presso l'Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, dove sono indicati e registrati tutti i beni immobili intestati a un soggetto. Quindi in questo caso la chiediamo nominativa perché noi vogliamo sapere tutti i beni immobili che quel soggetto ha nel territorio italiano, e quindi in questo caso ha nel comune, ovviamente mettiamo il foglio, la particella, tutte le descrizioni del bene, poi mettiamo anche se gravano o meno iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, quindi ipoteche, trascrizioni di pignoramenti, sequestri, e questo lo vediamo tramite quell'ispezione ipotecaria nominativa su base nazionale, e poi scriviamo anche la stima. Ok? La stima, ovviamente, scriviamo anche quant'è la stima del bene. Quindi i documenti che alleghiamo sono la visura catastale nominativa su base nazionale, l'ispezione ipotecaria nominativa su base nazionale e la perizia di stima. Passiamo poi ai beni immobili registrati. Mario Rossi in questo caso c'ha una Fiat Punto, anzi ha due macchine, ha una Punto e una 500. In questo caso mettiamo la marca e il modello della macchina, la targa, quando è stata immatricolata, se va benzina, diesel, gas e metano, perché ovviamente cambia anche un po' il valore, quando è stata acquistata e a che prezzo, e poi scriviamo se ci sono dei fermi amministrativi sopra, perché ricordatevi che le macchine sottoposte a fermo, al di là di non poter girare, ma hanno anche un diverso valore, no? Ok. E questo lo facciamo per tutto. Ovviamente la ricorrente Cristina Verdi non è proprietaria di beni immobili registrati, semplicemente perché la casa è intestata a lei, lui invece, pur utilizzando la macchina testa, si è intestato entrambe le macchine. Come documentiamo il tutto? Con questa visura nominativa al PRA, attuale e storica. Il PRA, come vi ho detto, è il pubblico registro automobilistico, dove sono registrate tutte le autovetture. La legge continua chiedendo gli atti di disposizione del patrimonio negli ultimi 5 anni. Ovviamente scriviamo, vedete, con riferimento ai beni immobili, noi abbiamo praticamente che Mario Rossi ha ereditato una quota di un mezzo, di un dodicesimo di un immobile, e poi l'ha venduta verso il prezzo di euro. Noi dobbiamo scrivere quindi l'atto dispositivo, e poi dobbiamo scrivere anche ovviamente quant'è la quota percepita, e poi come è stata utilizzata, perché noi dobbiamo andare ad escludere che quell'atto dispositivo del patrimonio in realtà sia un atto in frode ai creditori, che come vi ho detto è praticamente l'elemento stativo di accesso e di prosecuzione di una procedura di sovraindebitamento. Hanno compiuto anche degli atti dispositivi, diciamo, con i beni immobili registrati, quindi acquisto e vendite di autovetture, e anche in questo caso dobbiamo andare a vedere se il prezzo di vendita delle autovetture è congruo e cosa ne hanno fatte. Certo che se io ho venduto una Stelvio da 60.000 euro a 1.000 euro, l'ho donata a qualcuno, è evidente che io l'ho fatto per cercare di sottrarre ai miei creditori un bene che avrebbe potuto sicuramente portare, no, al pagamento dei miei debiti. E ovviamente faccio un richiamo per i beni immobili, mi vado a richiamare l'ispezione ipotecaria nominativa, e per invece i beni immobili registrati vado a fare un richiamo alla visura nominativa al PRA attuale e storica. Ricordatevi che la visura al PRA storica indica e individua tutta la storia dei beni immobili registrati. Ovviamente l'articolo, ovviamente noi abbiamo allegato la copia degli atti dispositivi. Quindi avete visto l'indicazione e l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute con tutti i documenti, la situazione patrimoniale, in questo caso non abbiamo indicato i beni immobili perché beni immobili non ce n'erano, il mobilio non era niente di che, e poi soprattutto non avevano dei conti correnti tutti in negativo. I creditori non l'avete visto, ma erano, perché sono andato veloce, ma comunque erano tutti in negativo. La legge poi mi richiede gli atti dispositivi degli ultimi 5 anni. La legge poi mi richiede la produzione delle dichiarazioni redditi degli ultimi 3 anni. Quindi noi semplicemente scriviamo si allegano dichiarazioni redditi degli ultimi 3 anni ricorrenti e le alleghiamo. La legge poi mi richiede l'indicazione del nucleo familiare dei ricorrenti, quindi scriviamo che è composto, oltre che dei ricorrenti, dal seguente componente: Ginevra Rossi, nata e scriviamo anche che tipo di parentela, la figlia. Quindi loro sono un nucleo familiare formato da 3 persone, padre, madre e figlia. Alleghiamo anche quello che viene richiesto, cioè il certificato dello stato di famiglia, e poi arriviamo ovviamente alle spese necessarie al sostentamento del debitore della famiglia.
Come vi ho detto stamattina, guardate come le abbiamo descritte. Scriviamo descrizione, importo su base mensile, una tabella molto semplice. Canone di locazione per euro, spese condominiali, le utenze, energia elettrica, gas, telefono, telefoni cellulari, la Tari, le spese per i trasporti, indicando per ciascuna autovettura la tassa automobilistica, il premio assicurazione e il carburante. Ovviamente la figlia dei ricorrenti prende l'autobus e quindi prende l'autobus. E poi indichiamo quelle spese da Istat che vi ho detto difficilmente documentabili, che sono gli alimentari, l'abbigliamento, articoli e servizi per la casa e i servizi sanitari e spese per la salute. E in questo caso facciamo questo tipo di tabella. Noi scriviamo che in considerazione le spese mensili e poi della situazione reddituale dei ricorrenti, questi ultimi non sono in grado di sostenere le rate di finanziamento di contratti. Quindi vedete che facciamo reddito meno spese per far capire che sono sovraindebitati. A queste spese contribuiscono unicamente i ricorrenti e poi facciamo una proporzione, perché noi a seconda di quanto guadagnano facciamo una proporzione per capire in che misura contribuiscono alle spese necessarie della famiglia. Perché se io guadagno 1.500 ma mia moglie guadagna 6.000, è scorretto dire che le spese si dividono a metà, ma si devono dividere in percentuale. La percentuale è molto semplice. Segnaliamo poi la congruità delle spese necessarie al sostentamento rispetto alle spese per consumi familiari indicate complessivamente dall'Istat per una famiglia simile a quella dei ricorrenti. Cioè, andiamo a vedere l'Istat, andiamo a vedere nel 2020 quanto ha speso mediamente, mensilmente, una famiglia composta da una coppia con un figlio. Ebbene, considerate che l'Istat dice che le spese per consumo familiare ammontavano mensilmente a 2.775,82. Capite quindi che le spese documentate indicate ai ricorrenti 2.335,03 sono assolutamente congrue. Per dimostrare ancora la congruità, noi utilizziamo un altro parametro ancora. Come vi ho detto, per capire se un debitore è incapiente, il legislatore fornisce già anche un parametro per calcolare le spese praticamente per mantenere la propria famiglia. Noi utilizziamo questo parametro di legge, lo abbiamo estrapolato, ma semplicemente per far vedere nuovamente, ecco, secondo la legge che è 3 del 2012, una famiglia composta da questo nucleo dovrebbe spendere circa 1.700 euro. Ovviamente a questo queste sono spese per consumi, quindi dobbiamo ancora aggiungere il canone di locazione, e quindi possiamo dire che anche qui serve per dimostrare l'assoluta congruità delle spese indicate dai nostri ricorrenti. Cosa andiamo ad allegare? Giustificativi delle spese mensili. Come vi ho detto, oggi deve essere tutto documentato, quindi a partire dal contratto di locazione, dal riparto delle spese condominiali di riscaldamento, dalle bollette, dal bollo auto, tutto quanto deve essere documentato. Ribadisco ancora una volta, vige l'onere della prova esattamente come in ogni processo civile. E poi mettiamo ovviamente il prospetto Istat, il quale, come vi dicevo prima, ci serviva per dimostrare la congruità delle spese. Eventuali redditi percepiti, loro non hanno niente, cioè hanno solo il loro stipendio, quindi noi scriviamo che non percepiscono ulteriori redditi oltre a quelli derivanti al rapporto di lavoro dipendente. Mario Rossi in particolare risulta assunto presso questa società con un contratto a tempo indeterminato da quando con la qualifica D, e poi calcoliamo la retribuzione mensile netta. Ovviamente lo facciamo sulla base di quella che è la dichiarazione dei redditi. Cristina Verdi è anche assunta presso una società con un contratto a tempo determinato dal 2004, percepisce retribuzione. Cosa andiamo a legare? Le buste paga. E questo giusto, le buste paga a copertura del periodo non coperto alla dichiarazione dei redditi, perché voi come sapete la dichiarazione dei redditi copre l'anno fiscale prima, cioè la dichiarazione dei redditi del 2021 copre i redditi del 2020. Ma per i redditi del 2021, proprio anno 2021, da gennaio a oggi, noi utilizziamo le buste paga. In questo modo abbiamo un prospetto reddituale sempre aggiornato. Se il debitore fosse imprenditore, ma non è questo il caso, ve lo dico, l'articolo 9 della legge 3 del 2012 richiede anche che siano depositate non soltanto le dichiarazioni redditi, ma anche le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi. Aggiungo, il codice della crisi richiederà anche i bilanci degli ultimi 3 anni e poi le dichiarazioni IVA e le dichiarazioni IRAP. In questo caso non è richiesto, ma è sempre bene, se c'è un imprenditore o un professionista, di produrre anche quella documentazione. La ricostruzione della posizione fiscale, l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti, lo specifichiamo allegando e richiamando le prestazioni di credito degli enti e dicendo che non hanno contenziosi. Arriviamo così
alla dichiarazione dei ricorrenti, che avevo detto serviva per responsabilizzare i ricorrenti dal fatto che non hanno ulteriori posizioni debitorie o creditorie rispetto a quelle indicate nella proposta, per poi finalmente formulare la proposta di piano del consumatore. Come vi ho detto, praticamente ne abbiamo Mario Rossi e Cristina Verdi, masse attive e passive distinte. Iniziamo con una formula. Nell'ambito dei crediti noi abbiamo crediti privilegiati, chirografari, poi ci sono le cosiddette spese in prededuzione. Le spese in prededuzione sono quelle che devono essere pagate prima di tutti gli altri. Tra queste ci sono i compensi degli avvocati che hanno seguito dei cosiddetti advisor, ma poi ci sono anche i compensi dell'organismo di composizione della crisi. Quindi noi scriviamo che in questo caso loro di tutti i debiti Mario Rossi paga 31.000 euro. Come si li procura 31.000 euro? Ricordatevi, forma libera, ma dobbiamo indicare modalità e scadenze. 10.000 conto corrente della procedura, perché facciamo aprire un bel conto corrente intestato alla procedura, con 30 rate mensili e 500 euro, versate ogni 5 del mese. Ovviamente solo se la proposta dovesse essere omologata e non dovesse essere presentato un reclamo. 16.000, eccoci qua, facciamo riferimento a coloro che sentirete il 13 dicembre alla Fondazione Antiusura. Quindi ne diamo. Per 30 mesi diamo 500 euro al mese e poi al 30esimo mese, dopo i 30 mesi, arriva la Fondazione Antiusura. Voi chiederete, ma perché non subito? Perché in realtà questo era un problema per cui a seconda di quelle che la proposta deve essere sempre più conveniente rispetto a quello che i creditori otterrebbero con la liquidazione del patrimonio. Quindi l'avvocato Gracolici aveva fatto il calcolo per cui noi dovevamo dare almeno 31.000 euro perché la proposta fosse più conveniente. Perché non fare rate più fondazioni insieme? Perché loro non si potevano permettere due rate insieme. Quindi aveva fatto prima una rata da soli e poi la fondazione. Perché la fondazione non 31.000? Perché la fondazione aveva calcolato che non riuscivano, perché noi abbiamo chiesto alla fondazione 30.000 in tutto, però 16.000 per lui e 14.000 per lei. Quindi in realtà la fondazione più di 30 non dà a nucleo familiare, non a persona, ed è stato per questo. E inseriamo anche in quanto viene restituito il tutto alla fondazione. Ovviamente poi abbiamo le spese in prededuzione che qui sono calcolate in 4.900, che sarebbe il compenso dell'organismo in composizione della crisi, e scriviamo come lo abbiamo calcolato in questo caso, e poi facciamo una tabella su come vengono pagati i creditori. Guardate qua, molto semplice, riportiamo i debiti personali e i debiti contestati, riportiamo se sono privilegiati o chirografari, qual è la proposta di pagamento in relazione alla percentuale di pagamento. Ricordatevi par condicio creditorum, quindi creditori chirografari trattati tutti uguali, infatti tutti al 23, creditori privilegiati invece tutti uguali. Questo è un po' il concetto. E poi ancora abbiamo, ovviamente, dopo abbiamo trattato, aspettate che devo andare giù, ok. Ok, poi ovviamente abbiamo anche un fondo rischi che è sempre necessario per vari ed eventuali, e poi abbiamo finalmente Cristina Verdi. Cristina Verdi invece non mette 31.000 ma ne mette 27.500. Lei non fa versamenti di 500 ma di 4.50 per 30 mesi. Ci diamo i 14.000 alla fondazione residui, così la fondazione riesce a dare 30.000 dopo i 30 mesi. Paghiamo prima le spese di prededuzione e poi tutti gli altri crediti. E abbiamo poi la nostra bella tabella, diciamo, con cui appunto diciamo che cosa andiamo a pagare. Riportiamo, giusto per, come ogni atto civile, tutti gli allegati che abbiamo già indicato nel corpo dell'atto, e poi scriviamo ovviamente il luogo, data, facciamo firmare i creditori e anche per autentica dai gestori della crisi. Questo è il ricorso ovviamente che noi andiamo a presentare. Ovviamente uno potrebbe ancora inserire, volendo, per oltrone, non serve. Vedete che tra gli allegati andiamo a allegare anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi attestatore, che deve essere assolutamente allegata. Possiamo andare a inserire tra le conclusioni, anche volendo, l'istanza di omologa, eccetera, ma è ultroneo, perché è evidente che comunque quella sarà la sorte. E questo quindi è il nostro ricorso per un piano del consumatore. Ora, io spero che sia stato tutto chiaro. Se avete delle domande in questi ultimi 10 minuti, e poi questo nostro bellissimo pomeriggio, direi di chiuderlo. Quindi sono disponibile.
Ok, direi che se non ci sono delle altre considerazioni, io a questo punto direi sono le 17:50, in questi ultimi 10 minuti, quindi io vi ho riassunto quello che è il piano del consumatore. O altre cose che potrebbero servirvi, in realtà no, quando andremo nelle scuole considerate che secondo me l'approccio che dobbiamo avere, io oggi vi ho rappresentato tutto da un punto di vista giuridico, non vi ho detto ovviamente la parte penalistica perché non sono penalista, ma ci sono anche dei reati legati alle procedure di sovraindebitamento. Fate una considerazione molto importante, dovete stare assolutamente tranquilli quando andremo nella scuola. In realtà noi dobbiamo avere un approccio, secondo me, fondato sulla semplicità di linguaggio. Quindi dovremmo cercare di innanzitutto focalizzare il contesto normativo di riferimento e specificare la finalità della legge. Quindi ricordatevi, oggi legge 3 del 2012, 16 maggio 2022, codice della crisi impresa e insolvenza. E quindi oggi vi ho fatto la battuta, non è disciplinata da TikTok. Quali sono le finalità della legge? Quindi secondo me dovremmo concentrarci principalmente su quello. Quindi evitare l'usura, finalità macroeconomica, evitare l'emarginazione sociale e poi soprattutto anche deflazione del carico giudiziario. Ricordatevi anche i presupposti di natura oggettiva, sovraindebitamento, soggettivo, abbiamo visto categorie di debitore, abbiamo visto ammissibilità, contenuto libero ma abbastanza vincolato delle procedure. Le tre procedure quali sono? Piano del consumatore, accordo di composizione della crisi, liquidazione del patrimonio, a cui si aggiunge questa bellissima procedura di una sola volta nella vita, esdebitazione del debitore incapiente. Ma il faro deve essere procedure dedicate a debitori onesti ma sfortunati, che non hanno compiuto atti in frode, che la frode non paga. La frode impedisce l'accesso a questo tipo di procedure. Quindi questo è il faro interpretativo che voi dovete tenere bene in considerazione. D'accordo? Quindi questo. Il 13 dicembre sentirete ovviamente delle persone fantastiche che parleranno, che saranno le fondazioni, poi vediamo se riusciamo a coinvolgere anche il referente del nostro organismo. Ovviamente che vi parlerà anche del funzionamento, quindi organismi di composizione della crisi, ricordatevi, soggetti legali deputati a gestire queste procedure. Avete un referente che è il coordinatore e avete i gestori della crisi che lavorano per queste procedure. Nel codice della crisi più o meno si mantiene tutta la struttura che c'è già. Ricordatevi che le procedure però diventano molto più concorsuali, quindi diventano molto più aziendalistiche rispetto ad adesso e diventano molto più precise da quel punto di vista. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, vi ringrazio tantissimo per questa mattinata e questo pomeriggio, è stato un tour de force bellissimo, spero non vi siate stancati troppo, ma vi sia interessato quello che abbiate trovato interessante quello che abbiamo fatto insieme. L'intervento ovviamente l'ho esposto io, ma è un intervento che comunque è stato preparato da me e dalla collega Chiara Cracolici, che è la mia socia di studio e con cui abbiamo creato un po' tutto, un po' questa materia, ce la siamo studiata, ci siamo appassionati tantissimo, siamo diventati gestori della crisi in questo organismo che abbiamo contribuito a fondare e a costituire. E quindi niente, io non posso che salutarvi, ringraziarvi tanto e augurarvi a questo punto un buon fine settimana e rivederci il 13 dicembre o comunque quando ci rivedremo, d'accordo? Vi ringrazio tantissimo e vi auguro quindi una mano alzata. Sì, volevo solo chiedere un'informazione. Certo. Per caso tutte queste registrazioni verranno poi, cioè potremo poi accederci o... Allora, dovete chiedere alla professoressa Tedeschi e alla dottoressa Melissa Capelli, come vi dicevano. Considerate che, allora, tutto quello che ci siamo detti oggi è stato tutto registrato. L'unica cosa che ho detto anche alla dottoressa Capelli, c'è stato un problema, che alle 3 purtroppo non mi dava l'errore sulla registrazione. Quindi in realtà è tutto registrato dalle 9 alle 12 e mezza e dalle 3:45 fino alle 6. Quindi in realtà l'unica registrazione che non c'è è dalle 3 alle 3:45. In realtà dalle 3 alle 3:45 però se ci pensate ho risposto alla domanda dell'imprenditore sopra soglia, vi ho raccontato un po' diciamo degli organismi, no forse gli organismi ne abbiamo parlato dopo, vi ho parlato un po' del contenuto, però si sono persi solo quei 40 minuti iniziali. Per il resto in realtà è tutto registrato e ovviamente dovrete chiedere poi alla professoressa, alla dottoressa Capelli per comprovare.
come accedere. Per il resto, comunque, fino adesso che sono le 6 è tutto, tutto registrato. Ok, perfetto, grazie mille. Niente. Benone, direi che a questo punto, se non avete di avere una copia del piano, assolutamente sì, ci sarà la possibilità, ve la mandiamo senza nessun problema, la condividiamo con la dottoressa Capelli e la professoressa Gardella Tedeschi e quindi non c'è nessun problema. Va bene, io direi che a questo punto 17 sono le 18 e possiamo tranquillamente salutarci e niente, buon weekend a tutti. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci, buonasera. Grazie, arrivederci. Arrivederci.